Ed eccoci qua. Dopo 10 giocate, siamo al nostro epilogo. Sì, siamo al momento di venuto. In cui finalmente Trix ci rivelerà quante pagine ha scritto, eh, dato che aveva scritto tutta l'avventura. Scriverà sì. il suo romanzo fantasy esatto. da questa campagna. Il suo manga fantasy. Sì. E abbiamo già scoperto che Chris sta già redigendo l'intera guida strategica a questo JRPG sì. mai esistito. Esatto, È tipo, sarà tipo il, il Goncharov di, di questo canale. Di questo canale. Per chi sta Dai, guardando, no. guarderà indifferita questa cosa e non sa cosa è Goncharov Praticamente è un meme partito da Tumblr che ha creato un film disc di discorsese mai esistito su dei mafiosi russi che arrivano a Napoli. Amo questa cosa. Ma è una cosa. Cioè, potrebbe essere anche un, eff un effettivo film discorsese. Sì. Uh. Di cosa... ma, infa uh. ma infatti c'è di tutto: ci sono discussioni, ci sono le locandine. C'è il casting. Cioè. C'è qualunque cosa, se, se tu lo scegli... Hanno, hanno... Praticamente sì. uh, Tumblr ha uh, a girl uh, era? Gaslight Gatekeep Girlboss uh, uh, their way into Scorsese Filmography. Uh, Ma la verità è che se Scorsese fosse veramente una persona con senso dell'umorismo lo girerebbe? Eh, mi sembra secondo... che abbia detto in un'intervista che Goncharov è il suo miglior film però questa <ride> potrebbe essere una, una fake news quindi... no, allora, io chi... davvero se, se ha detto una cosa del genere Scorsese, penso che... Scorsese ha, ehm, ha fatto un video in cui praticamente tipo sua figlia eh, gli chiedeva di, di Goncharov e lui ha detto sì sì l'ho fatto un sacco di tempo fa non gli archi game. narrativi dell'anime di Cannavacciolo sono un sacco raga, belli raga eh, se non l'avete ancora visto dovete guardare <ride> l'opening dell'anime di Cannavacciolo che è Big Chef Cannavacciolo sì. bellissimo. <ride> io, con, io non credo di volerlo fare Nemmeno con Barbieri ah, come ragazzi. alleato e poi c'è Bastianich Furri è bello. ecco c'è Bastianich Furri cioè parliamola <ride> Io, io ammetto che non avevo Tutto una cultura di Masterchef, non avevo una cultura di Masterchef. Ho visto un paio di episodi con loro e, e quando ero giù da loro a capodanno, poi ho visto quella, quel trailer e ho detto sì. Perché effettivamente Masterchef è, è uno shonen. Comunque, io, guardando due episodi di Masterchef è come se avessi visto 12 Raga, serie, no, ma ha visto quattro puntate di Masterchef, perché <ride> ne avevamo quattro da guardare, <ride> e l'abbiamo costretta, sì. ma non, non nel questo soggiorno, vero? Sì. Mamma mia! Non mi avete costretto, io ero d'accordo, sì. non non comunque i cattivi Auto, di Masterchef è sempre, è sempre la guardia di, di finanza di arancia meccanica però alla fine ridevamo. No, sì, sì, era divertente. Abbiamo anche sì. giocato a Super Seducer, il eh, gioco orma. fatto da tutto cringe. Però di questo non, non, non sono tanto orgoglioso. No, è un no, gioco praticamente un è la che mi piace guardare. C'è Tranquilli che, che quando, a scendo master, io, mo si, mo quando scendiamo a Siracusa vi faccio giocare a Monster Prom come se non ci fosse un domani. Ma chi è giocato? Io ho giocato a tutti e tre, però voglio giocarci con Chris. È vero, Massari è il Big Bad. È vero, sì. è vero. Ma Trix, uh, sì. ci devi fare l'epilogo. Allora, Facciamo la prima cosa che volevo dire è che è molto divertente che quando c'è un messaggio in chat si vedono i piedi dei vostri personaggi. mi <ride> sì. sì. metto su. Oh, no. Soprattutto <ride> mi piace il calcione di May, devo dire. <ride> è quando il commento scompare. Eh. <ride> E stanno andando via, oppure è quando ci alzano? Cioè ci tira il calcio per alzarci e far, far vedere il commento sotto, Ma se show. volete, io posso mettere anche la chat in sovraimpressione, così oh. se non abbiamo cose da fare, wow. così, così, così solo Bomini esatto, così vediamo i piedi delle altre, e Bomi. <ride> Vabbè, beh, Comunque, beh, ciao, epilogo, epilogo. No, perché? No, così devi mettere allora. No, Trix <ride> è il personaggio principale in tutto questo. Ma perché non è vero? Perché ha scritto l'epilogo. Allora, ha scritto la campagna. Uh, sì, sì, certo. È un epilogo fantastico, bellissimo e comincia con un'esplosione. Io vi dico comunque raga mi che siete in chat mi metto a piangere perché ti ero ho mostrato la cosa, tipo dire eh siamo qui, siamo tanti. Io ti giuro che adesso non scriverei niente apposta. Perché sei cattivo? <ride> comunque non, in, in realtà io non ho non ho pensato proprio a niente, cioè se volete facciamo delle, delle scene oppure semplicemente ci raccontiamo come vanno a cambiare le cose. Ciao, io, Chris. Uh, ho, ho, ho avuto i miei flash. Cioè, se, se ci fosse stata se ci fossero stati i credits, sarebbero stati i credits con tipo le, le scenettine eh, disegnate, magari in stile cibi, con Beh, le, no. le, le varie cose, sono cose che sono, eh, no. esatto, spesso sono così, oppure sono dei, delle istantanee. R raramente sono animate. Sì. No, cioè, sì, sì. Sino, no, di solito c'è tipo, magari il video di chiusura. Ma credo che in questo caso fosse molto vicino a quello che abbiamo giocato la scorsa volta. Cioè, il momento in cui Ededeth decide effettivamente di aiutare, di solito è dove, PG, sta già partendo la musica dei titoli di coda sì. e i personaggi si muovono in direzione del vulcano. E dopo, è almeno è raro che si parlino. Uno dei sì. best epiloghi, secondo me, dei Japan RPG c'è la Final Fantasy VI, che, ah, sì, salvi... che è musicale. Sì. E se salvi tutti i personaggi, se, non lo sal se salvi solo nel minimo dei personaggi sì. necessario, fa paurissima. cioè ci sono questi che si muovono in questo mondo cupo e così via. Sì, perché eh, ti fa vedere comunque le inquadrature c'è l'ambiente, ma eh, non la... c'è il personaggio, sono vuote. Mm. Sì. Geniale, cioè, questo è geniale. Secondo me, cioè ti fa capire che c'è qualcosa, ti fa capire che, qualcosa... cioè, fa capire che potevi fare di più. Ma c'è qualcosa che manca. E infatti quando ho visto Chiara che l'ha completato in full con tutti i personaggi è, è mostruoso, è fighissimo. Quindi, wow. Eh, devo dire che io l'epilogo ho apprezzato un sacco quello che avete fatto, tipo, nella partita che avete fatto sul canale di DJI. Però tipo, nelle mie partite normalmente io, tipo, TriX, quando eh, vado in epilogo nell'ultima volta, ci limitiamo a parlare della partita. Tipo a dire, ah, ma questo, come è andato, come è andata, quindi... Non credo che esista un modo codificato per fare una chiusura. No. In fabula no. Eh, ammetto che in effetti forse questa si potrebbe considerare una mancanza. Eh, no, 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 Nel senso, no, però sai, dei, dei prompt, no? delle idee su come chiuderla possono, possono essere utili. Ad esempio con i DJI abbiamo giocato le scene, addirittura in alcune scene ci si è proprio parlato, cioè erano proprio scene intere se non ricordo male. E... Mentre invece il mio gusto personale è più quello che se ci si muove non si parla oppure sono proprio solo delle istantanee che fanno presagire il tanto. Italia il... se ne va col tramonto alle spalle, esatto. Italia non se ne va, la prendo le... per le orecchie e la ritrascino Prende. su Handy. <ride> <ride> ecco, Ma dovevo andare quello... al supermercato, ho l'età per la birra. Quella è, è una regola importante secondo me. Nel, di solito si fa un po' rotazione in queste cose, no? Cioè ognuno racconta un po' la scena del proprio PG e poi di solito si fa anche un giro dei villain principali sopravvissuti e dei PNG eventualmente di supporto importanti. Um, trovo che siano interessanti due cose. Una, che chi parla dell'epilogo del villain non sia la persona che controllava il personaggio a cui quel villain era collegato. Mm -hmm. okay. eh, è, un, è un atto di fiducia mi rendo conto eh, però sarebbe come dire Caglia non racconta a gabe l'epilogo di eh, Corax certo. ma lo racconta qualcun altro e l'altra cosa no l'altra è una cosa tipo Corax sperduto tipo in un fosso esatto. stupido scemo no, Corax è... è inciampato sui propri piedi e, esatto. e quella è la cosa interessante ripeto. no perché tu vedi come qualcun altro ha percepito l... Quella plotline quell'arco invece di chiudertelo tu, che quindi rimane autoreferenziale, vedi come l'ha percepito qualcun altro. La seconda cosa è che se una persona riceve l'autorità di gestire una di queste vignette, non ci si mette a discutere su come la sta gestendo, ma si accetta quella visione della vignetta. Per esempio, eh, Gabe ha fatto quell'esempio: Chris è subito subentrato con no, invece ti tirerai indietro. Secondo me, questa cosa qui eh, è meno bello che accettare quello che magari è una visione di questa vignetta che non rientra nell'idea che avevamo noi del personaggio, ma che era parlarne qualcosa. magari. Scus eh. Scusate il rumore, penso che sia passato Pegaso da volto. Sì, no, infatti, passato che cos'era? Da... Pegaso è, Pegaso è l'elicottero dell'ospedale de dell di Siena. Si chiama Pegaso perché va a cogliere. Ah, non era una battuta. No, è, no, è proprio. Ah. Anche io pensavo fosse Hercules Io, io comunque... pensavo Pegaso, non... no, no. l'hanno chiamato per Pegaso vola. perché vola. Ok. Beh, Aspetta. fitting. Aspetta. 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 Sai che ora ho questa immagine mentale tipo Hercules su Pegaso, ma Pegaso che fa del collo verticale. Ma <ride> ah, perché non fa del collo verticale Pegaso? <ride> io no, no, pensavo beh... che fosse chiamato Pegaso in onore di Pegasus, del cavaliere dello zodiaco, perché è usato per andare a raccogliere la gente che cade nei burroni. Li soccorso della okay. Toscana ha sensissimo, ha okay. sensissimo quindi okay, sono d'accordo comunque con il non interrompere la scene altrui. Ci sta, cioè un po' come avete fatto la Sabbath. Quando uno si fa la chiusa, si fa la chiusa per fare i suoi, mm -mm. e poi magari si discute: tipo, ah, però sarebbe stato figo, se Bob mi avesse fatto quello, e invece ha fatto quell'altro. Quindi, mh, io, però lascerei a Trix la rotazione dei, delle scene e certo. dei personaggi. Oh no, è il sì. oh no <ride> no allora eh, Ciao Andrea. stavamo cominciando ora eh, allora in realtà la prima scena che secondo me sarebbe da vedere sarebbe cosa succede a Bocca di Fuoco eh, per cui chi è la persona meno collegata a Bocca di Fuoco Beh, sicuramente quindi non è Emma uh... secondo me uno di noi tre va bene mm -hmm. bah, chi, uh... chi ha un'idea la persona meno, col cioè, meno collegati sono o, o Chiara o Gabe, perché sì, io, io sono io molto stizzone. collegato al vulcano e Chris molto... Ah, sì. uh, A che è collegata al vulcano, quindi... Hm? Io ho preso lo stizzone con bocca di fuoco. È vero, quindi Gabe. <ride> ok, dove eravamo rimasti noi con bocca di fuoco? Bocca di fuoco stava ancora dirigendo la direzione sì, della sì. città. Bocca di fuoco, sì, era lì. <ride> che, che stava <ride> camminando verso Luxo. Tipo... E ti ed era ed ed era ancora così. tipo a 6-7 giorni da Lux Io mi sono immaginato la scena di Bocca di Fuoco. Avete presente in Monster University la lumaca che, ha... che ci mette tutto il film ad arrivare fino alla, alla scuola? No? che è così. Che corretto. Ecco. Io me lo sto immaginando così adesso. Allora, sì. allora, allora, allora. Comunque, Bocca di Fuoco esisteva da prima, cioè in realtà esisteva da prima che ti si svegliasse, l'ha era solo attirato lì. Sì, sì, sì. Secondo me, eh, Bocca di Fuoco arriverà tra le rovine di Luxor, eh, in cui comunque non vive nessuno da, no. da molto tempo, dopo so che noi ce ne proprio. saremo andate. E io credo che si incalerà lì, cioè distruggerà completamente questa antica città ormai abbandonata, portando tutto quanto tra la lava. E poi si fermerà fisicamente lì. Mm -hmm. Per qualche motivo non andrà più avanti, non tornerà indietro, sarà la sede fissa di Bocca di Fuoco. Che da quel momento in poi starà là. Ma il, lo, lo spirito del titano, che era praticamente. cioè Bocca di Fuoco era l'emanazione dello spirito del titano. Co cosa gli succede? Eh, però non lo so se, dobbio, se, se devo dire tutto io anche questo. Sì, se vuoi. Considera appunto che eh, probabilmente Iris e Ededet sarebbero le due persone che, che coordinano, diciamo, la separazione, ma, Caglia, tu avresti anche l'arma che almeno una volta ha mostrato di poter influire su quella cosa. Quindi io, in... volendo, girerei quel dettaglio a qualcun altro, in effetti. Sì. Il, il dettaglio sulla scena di... La mia idea è Beh, che scusa, non Bomir, uh, anche perché Bomir non solo è collegata a eh, ma esatto, pure esatto. l'altra arma l'altra arma, esatto, quello. ok. Quindi cosa succede al, al, al titano? Hai la possibilità di raccontarci la chiusura di bocca di fuoco. Il, yes. il, pia il piano era di, di tagliare, la, di affettare l'anima in modo che passasse eh, che, che fosse trapassabile. Però co come succede che cosa succede a Bocca di fuoco vulcano? State. Secondo me Bocca di fuoco come vulcano, mh, allora l'anima del titano, secondo me, verrà eh, trapassata eh, con qualche stratagemma molto particolare, ingegnoso da parte di Ededeth, ma soprattutto di Iris. Eh, però io credo che bocca di fuoco si fermerà proprio perché non ha, cioè, mh, si, viene scollegata dal titano, viene, cioè, diventa una cosa a sé, una cosa fisica terrena eh, e quindi rimarrà fisso proprio perché non è più collegato a quell'anima. Però rimane un vulcano. Rimane un vulcano, rimane un vulcano attivo. Perché è un vulcano, secondo perché me. Perché comunque, esatto, ormai Bocca di Fuoco, secondo <ride> me, per il semplice fatto di essere stato a lungo presente su, questa, su, no, su questo mondo, mm -hmm. su questa terra, è diventato eh, un, po', un po' la Zanarkand con Tidus, che era diventato più di un sogno. Ormai è diventato molto più di un'anima eh, o di un'emanazione. È diventato una cosa vera. Ok. E se, se volete potete vedere. Cosa succede a Ededeth? Perché penso che Cari sia l'unica che non ci è collegata in nessun modo, perché è collegatissima a Bomeri, collegata a Iris e collegata a me per le cose esatto, che fa. Sì. E, e visto che è collegata a questa cosa, secondo me Ededeth ci aiuta nel rituale finale, quello là che serve per tagliare l'anima del titano e fare in modo uh, di farla trapassare per sempre. Però il rituale è molto difficile e riusciamo a farlo soltanto perché lei... Sceglie di fare tipo da catalizzatore di energia e fisicamente si autotrapassa, sapendo mm. quello che stava facendo. Sceglie di andare oltre e si trapassa insieme al Titano, facendo una cosa che doveva fare 10.000 anni fa. Ora la domanda è: Cosa, co cosa ne pensa Morgana di tutto questo? Que questa potrebbe essere una domanda a cui poi risponderemo. Allora, eh, infatti, è interessante no, la scelta che, che ha fatto Gabe. Eh, secondo me, in quel momento, quando l'inquadratura, diciamo… Questa scena me la immagino ancora animata, ed è esattamente oh. il tipo di ultima scena animata che c'è nel gioco. Eh, quando vediamo Ededet autotrapassarsi per fare da tramite, eh, l'inquadratura si sposta al Bosco di Morgana, dove secondo me le tre Morgana un attimo ci sono, poi guardano, tipo una nuvola, che magari potrebbe essere una nuvola che si era sprigionata dal trapasso di Ededet a livello di, di regia, diciamo, e, e poi dopo un alito di vento ci sono soltanto delle foglie che, che volano. Mi piace, bello. Nice. E magari volano in direzione della torre dove è iniziato tutto quanto. Che crolla. No, vabbè. No, no, secondo me no, invece no. è proprio bello che, che resti. Intanto mm -hmm. la torre è la lì. Poi è bella, La però, blu, bellissima, cioè, so, sì, caratteristica. Che ha di ceramica e non di cristallo, mi raccomando. No, gente. Tipo ceramica di caltagirone blu. Ma infatti. <ride> Bene, quindi chi. Allora, adesso possiamo anche un attimo vedere gli epiloghi dei vostri personaggi. Tipo... Puoi fare prima tutti gli altri e poi i PG, oppure… dipende. – tu fai prima, prima, prima tutti gli altri. – Facciamo prima tutti gli altri? – Sì, sì. – Ok, va bene. Allora, i, i primi andando in ordine… Il Porto Bellico. Il Porto Bellico, che eh, l'avevamo lasciato assieme a Morgana, appunto, Cosa gli succede? Chi è la persona meno collegata al porto bellico? Nessuno. Sì, no, siamo Noi tutti, tutti ne troppo amanti nessuno. del, tutti del troppo porto coinvolti. bellico. Sei tu. Ti prego, sei tu. secondo me devi dirlo tu cosa succede al 3x. porto bellico. Questa è tua responsabilità per aver creato qualcosa di così bello. Eh, D'altronde era molto bellico. Molto bello. Eh, allora, il, il porto bellico eh, si... Ehm... Qui si chiamava Simon, mi pare. Questo l'hai deciso tu adesso. Non... Tra no, mi pare che era stato detto una volta. Quando l'avevamo in ci aveva detto il suo nome. No, no, no. no, ah, no. Il porto bellico no, non l'abbiamo aiutato. Il porto bellico non eravate mai riusciti a aiutarlo. No, ti stai confondendo con gli uomini funghi? Ah, con i due uomini fungo ok. Mezza parola. Ce l'ho. Eh, praticamente si, si, si apre il, il porto bellico co come se. cioè, prima si induisce e poi si apre. Uh, si apre un po' come fosse tipo un bozzolo e da questo bozzolo esce questa uh, crisalide che è una, uh, una uh, della de specie di Bomiri. Che è molto simile a, a Morgana ed è molto simile a Edded. Ah, è tipo Rinata? E eh no, è era tipo la, la figlia che avevano. Bene, non... è, è tipo via. Mm? Bis, 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 cioè un bis meno di, di, di... un bis di, di, di... esatto? Sì. Nonna di e di... sì, no. è, 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 è la lascio lì boh. è sganciato. Una bomba a mano prenderà eh, in gestione un... il boss. Cioè, altro che bomba a mano, cioè... <ride> era un missile terra-terra. Era, era un fungo atomico. Vai, Vai col prossimo. Ma, eh, dopo chi si è incontrato? Ah, c'è stato il uh, villaggio di Aven, giusto. Ti stai dimenticando. Ti sto dimenticando. Oliver, Oliver, Oliver. 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 è vero. O secondo ma Oliver, me, Oliver secondo va me è assieme a, a Vanessa. Vanessa. Esatto. ormai, sì. or ormai per, sono per, per le ultime pop. cose che sono successe, Oliver secondo me l'epilogo l'ha fatto insieme a Vanessa. E quindi rodiamo con Vanessa più avanti. Allora dopo Oliver, Aven, ah, sì. Ah, beh, sì, sì. Il, sì. Gran il Gran Batrack. Il Gran Batrack. È... Eh, diventa allora. meta turistica, diventa una meta turistica pazzesca perché si sparge la storia che noi abbiamo salvato quella città. Eh, facendo grandi sacrifici, rischiando un sacco di cose, le persone inizia a chiedersi perché, 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 e nasce questa cosa che doveva essere un posto incredibile posso e la gente ci va in vacanza Posso aggiungere well. che il Gran Batrack è parecchio infastidito dalla situazione, non riesce a spiegarsi <ride> per quale motivo sì, sì, non sì. È pieno di turisti che vogliono mangiare le sue pietanze preferite. I suoi biscotti al Allora ci sta, ci sta, <ride> lo so, lo so. Sì, spazio. però appunto, non un parco acquatico nel senso trash, super consumista del no. termine, è un luogo turistico appunto. No, no, proprio la gente ci va per visitare le bellezze del eh, posto. Sai quei tizi che vanno in Grecia a visitare l'isola col monastero, quei monaci che non possono parlare, vanno a rompergli le scatole, anche se magari sono <ride> no. pure rispettosi del posto, però in realtà sono lì che ti guardano, ma tu sei una rana. Eh, certo. ma tu vuoi raccontarci dell'assedio di Aven e la rana magari aveva voglia di pescare e eh, quindi... ci sarà la rana guida turistica quindi no? in realtà l'immagine è una di quelle immagini tipo trova a Waldo dove ci sono varie persone rane infastidite <ride> da turisti diversi <ride> <ride> quello che pesca con il turista che gli chiede l'informazione bellissimo <ride> molto, molto bene questo è quello che sembra del gran battacco per averci fatto sudare così tanto è <ride> vero <ride> <ride> eh, eh, eh. Vorrei farvi notare che il Gran Battrack, però, ci ha detto: voi andate, tanto noi va bene. Vivremo questi ah, otto 7 sette set, giorni, giorni. E siamo a posto. posto. Quindi siamo noi che ci, ci siamo più sbattuti. La più <ride> data del mondo, questo si merita. <ride> A questo ha, tipo, punto ho calzato a Lisburgo. a Lisburgo. era prima da mille anni, però ora è diventata seconda, prima c'è. Sì, ma infatti è esatto. Lisburgo una meta da vecchio ormai. Sì, sono proprio da, da, da coppie di pensionati. E poi credo ci possa la città di Bomeri. Sì, mm, sì. c'era Mangrovia. Man Quindi, Io chiunque so. non sia critico, cosa succede? Di Mangrovia, direi che eh, dopo quello che è successo, noi non l'abbiamo più vista. Uh, però secondo me c'è questa immagine magari un po' in notturna di Mangrovia con le, le lucciole varie e, e probabilmente ci sono anche tipo delle persone lucciola con, con gli aggiorni sì, tipo sono, sono le persone lucciola quelle lì, non sono <ride> le lucciole uno di questi è un, un personaggio che è stato tagliato dal videogame sì, chiaramente sì, perché era, era l'anziana perché tecnicamente a Mangrovia l'anziana era una lucciola sì, sì, no, esatto, ci sono tutti gli sketch però è eh, non... In compenso li hanno messi tutti qua di fianco, cioè nei, nei titoli di coda ci sono <ride> gli sketch perché fanno bello. E, e secondo me c'è semplicemente l'anziana che parla tipo con dei, dei, dei giovani insettini o abitanti. Per dire, è, è tornata tranquilla. E dietro c'è l'albero che magari riprospera. Sì, Insomma, il posto dell'infanzia di Bomeri, come, come era esatto, prima. Esatto, il villaggio degli Nara, Il villaggio degli Inara. Ah, cioè, il villaggio degli Inara. Eh, questo secondo me tocca a Cristo. Eh, tra cui i due Inara che sono sempre in pericolo. Sì, mamma mia, <ride> quelli in insegni a bufali, cinghiali, tempeste nucleari. Portano un po' sfiga. Sono due puretti sì. <ride> Allora, secondo me, visto che um, abbiamo recuperato parte dell'equipaggiamento Inara Ara, di ret, che Corax gli aveva arrubato. Uh, che va messo in sicurezza, messo in sicurezza, ovviamente. Uh, li vediamo uh, che stanno sempre girando. Per il che è successo? Ho saltato lo schermo. No, ok. No, è vai, no. Posto, che vediamo. Vediamo. No, no, è perché era diventato tutto nero all'improvviso. Ho detto Mi stai saltando tutto. No, perfetto. Uh, momenti di panico. E quindi li vediamo in viaggio, sempre con questi. Uh, stavolta hanno la cupola che li protegge completa e non più solo a metà tranne per i, i due poveri Nara che sono inseguiti questa volta da um, tipo quattro gazzelle malte quattro metri che hanno fatto arrabbiare e vediamo, vediamo poi uh, Zoe e come si chiamava l'altra? le due Inara che erano con comunque uh, te, te, li... te, te, lo, te lo riesco a dire fra un, un po' avevano, avevano tutti un di tre lettere era perché... tipo a, ada. Anna. Uh, ada. È mi... ada Ada, ada, no, ada. 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 Dai, sono arrivato vicino Zoe e Ada che eh, con una una scarica di frecce le spaventano e quindi salvano i due Poveri Nara, che si sono messi lì guai un'altra volta mi ricordo Ada perché l'avevo scelto io perché in quel periodo stavo guardando dei, dei let's play di Resident Evil e quindi mi è venuto in mente <ride> poi Ada è bellissima perché uno di quei nomi che la le puoi leggere in entrambi le anche Palindromo esatto anche ci propongono so, della chat un tirannosauro in effetti non, ha, non ci sono ancora stati tirannosauri però ma... avremmo dovuto Avremmo dovuto mettere il Tibannosauro. No, il, il, tibannosauro è posto, è è la, il Tibannosauro è uno degli achievement della campagna. Finisci Ma... il gioco senza mai incontrare un dinosauro. Ma scusa, <ride> perché... ti voglio bene per questa cosa, Do, Dove lo dovevamo mettere il Tiranosauro? Tipo adesso che inseriamo. C'era cioè, il in... Talosauro. C'era il Tarlosauro, è vero, abbiamo quindi incontrato un dinosauro. No, perché però il, tarlo. il Tarlosauro non era un dinosauro, allora, era, era tarlosauro, un Tarlosauro. Però l'achievement la si chiama Tibannosauro. Spiegazione: finisci il gioco senza mai incontrare un dinosauro. E abbiamo incontrato Difficile. un Tarlosauro, non un dinosauro, quindi. O okay. più insetto che un altro. Comunque, questi, questi Achievement. Conoscendo T-Rex, avremmo incontrato il Dinamosauro, che era, una, <ride> che era un T-Rex che si caricava. Ma proprio in vedete, in giocato. A The Parable, ma aveva un uh, achievement che era gioca un intero martedì da mezzanotte 001 alle 23:59. Ma perché? A parte che basta che sì, lo accendi e sì. lo segui. Sì. Sì. Eh, credo, credo che The Parable Star farebbe stare molto male. Tipo, tutti voi, è molto bello. Non l'ho giocato, ma l'ho visto tutto perché, perché mi farebbe stare male. È un gioco coi traumi. È eh, sì. È un trauma di gioco. Va <ride> ah, bene. Allora, Le point line TM. Sto pensando okay. a Aven. Dopo... Esatto. Uh, beh, allora, dopo Mangrovia, um, in realtà siamo tornati ad Aven. Ad Aven. e c'erano lì Corax e i suoi C'erano i corvi, pezzi esatto. Giusto? E poi c'erano Vanessa e Oliver. Quindi, esatto. secondo me, dovremmo descrivere cosa è successo ai Corvi, cosa a Corax e cosa a Vanessa e Oliver. Sì. Allora, chi vuole fare i Corvi? Mm. Io non posso. Chiara? No, no. Ti va? Direi di no. Cioè, eh no, Chiara perché... era la, la ah, persona grande no, città? I corvi hanno ammazzato tutto, è, tutto il territorio. E vero, vero. poi tra i bambini le... abbiamo anche salutato Jun. Quindi c'è anche Jun, cioè può eh, essere sì, un nodo giusto, importante. Jun eh, esatto. Ma puoi lo... fare Jun io faccio. Perché Jun è legato a Edge, Ci sta, va bene. Ok. Allora faccio i corvi e Corax o Corax lo facciamo separato? Corax lo farei separato. Io credo separato perché avevano preso strade diverse. Avevano preso strade diverse, sì. Allora, io mi immagino che i, i corvi abbiano seguito quello che praticamente gli ha detto Kalia e in un certo senso il suo esempio. Quindi tutti i seguaci di Corax hanno smesso di essere eh, sceriffi, ma sono rimasti nella zona, quindi zona Even barra diciamo, quella parte di, di, di continente e um, hanno ripreso quella che avrebbe dovuto essere la loro missione originale quindi proteggere gli abitanti ed aiutarli nei loro problemi solo senza farlo come uh, persone e non come, sì, come autorità metti. con il potere sì sì, chiaro bello bello, sì, mi piace mentre Corax. me lo immagino che torna a Babel sempre uh, torna e st stavolta sempre senza elmo cioè lui se l'è tolto mm -hmm. e per la prima volta dopo tanto tempo ha passato tutto il viaggio a osservare il mondo magari non a capirlo ma a osservarlo quantomeno non attraverso le lenti del suo, del suo, spe, del suo elmo tra molte virgolette ma um, con i suoi occhi e la sua testa e la scena finale secondo me è lui sul parapetto di Babel che tiene in mano il, il distintivo dello scerif, de, degli sceriffi, e lo guarda, e praticamente la mano è oltre il, il parapetto, oltre la balaustra, okay, oltre oltre la balaustra il... ho e si chiude con lui che lo guarda così, bello bello, bello bello bello. bello. Molto bello. Secondo me è il meglio che ti poteva succedere. Chiaramente, se ci fosse il prosieguo di campagna, invece la scena sarebbe stata tipo lui che parla con una figura misteriosa che poi si scoprirà essere qualcuno che aveva dei piani molto più complicati. Yeah. Di... Beh, lui potrebbe essere il tizio che poi da solo va contro questa figura per un'idea di redenzione e sì, viene massacrato. E le, prende. Eh. Esatto, e le sì, prende. Esatto, le prende. Potrebbe essere quello. June Eh, June è complicato. Mmm. Jun, secondo me lo vediamo anche lui per conto proprio. Ehm, in una parte di territorio che potremmo neanche aver visto durante l'avventura. Cioè, potrebbe essere eh, che, che si trovi nell'isola di Alisburgo, potrebbe essere addirittura in quella parte di, di terreni che noi non abbiamo proprio guardato. Anzi, no, scusate. Secondo me lo vediamo in barca che arriva a Ur, era vero, la, la città a nord, eh, con tipo tunica, roba da viaggio, eccetera, e, e lo vediamo tipo salire con un piede sul molo di Ur sta cercando sta se stesso sta, sta, esatto, sta iniziando un suo percorso <ride> e, qui chiaramente. e quindi okay, chiaramente Ur deve avere DL tipo DL roba molto orientaleggiante perché <ride> no. No. si sta andando a cercare niente orientalismo stesso. nella nostra <ride> campagna esatto, ma esatto. a fare yoga secondo <ride> me questo è il DLC di Jun <ride> Ur, ur no, io è occidentale cioè, stavo scherzando. Sì, 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 ma per me Ur è classico. tipo Strasburgo, va, una cosa così ah, più sì. che tipo... Ah, per me invece era, era proprio tipo, boh, città portuale Ligure, per dire. Cioè proprio standard, standard... Mm. Vi giuro che io invece al contrario pensavo mm. a una cosa tipo Venezia per Ur. Beh città, sì, ci Città portuale Ligure... È... Se, se per te l'Occidente è la città portuale Ligure, hai una... No, parlo <ride> architettonicamente, nel senso, no? Cioè, arroccata, le casine... Ehm... Genova, sì, capo mondi, com... raga. Comunque, eh... Secondo me, eh, Jun è l'NPC che a metà del seguito uh, incontri e che lui è quello che si ricorda come sono andate veramente le cose perché lui c'era e quindi è quello che ti svela la seconda parte del gioco con il vero cattivo o oh no, è sì, di spiegone quindi Jun è tipo Kane in... nel seguito di Final Fantasy 4 ma Jun secondo me uno di quelli che entra in parte e finge di essere un altro sì, tizio sì. ma tutti dal primo minuto abbiamo capito che quello era Kane comunque sì, il vero cattivo in... e lui Inizio si parte. ricorda come sono andate le cose poi chiaramente il seguito comincia che Stranamente, tipo, la, la storia è stata cambiata perché c'è un cattivo che ha cambiato la storia. Il vero cattivo, sì, secondo sì. me, ha impedito il trapasso di Ededeth. Tipo, si è messa da qualche parte a raccogliere l'anima per riutilizzarla, per farci qualcosa. E tipo, no, Ededeth non vuole. Cioè. Certo. E, e uno dei protagonisti è un frammento di Ededet che si certo, oppone a questa potrebbe... cosa. Potrebbe entrarci anche con Morgana, potrebbe essere quello cioè, che, tipo, si e esatto, che si è Morgana è un frammento di Ededet. Ma che magari Ededet eh, ce l'ha fatta, però è rimasto un frammento, e questo se la sta prendendo con Morgana. E cioè, gente, perché... ma... remastered... questo è un votif, perché ricordiamo che questo è eh, della chiusura. Eh... Okay, no, no, certo. Seguito. ma quando faranno la remaster della prima parte, la scena di Ededet e Morgana che svaniscono sarà cambiata per retconnarla perché funzioni con il seguito. <ride> Ovvio, vabbè, come hanno quando hanno cambiato Anakin uh, in uh, Star Wars. E ovviamente il cattivo della seconda parte sarà qualcosa di ridicolo tipo un orologio gigante. Per me, Sephiroth. Oppure un orologio. Però, gigante. No, proprio il vero da brand, della ma proprio Sephiroth. Per un altro brand, Ma scusa, tu non, sei, tu non sei in un altro franchise. <ride> è, un è un vero e proprio a quel punto. È un orologio gigante <ride> e le <ride> lancette sono a forma di Sephiroth. Ok, lo approvo, lo approvo. <ride> è molto anche di scorretta. E... Ano Mura piace, eh, dopo giunge Vanessa Square Enix, noi siamo disponibili e costiamo poco, eh, Vanessa. Penso che tocca a me, e abbiamo i capelli a Vanessa più belli tocca di dec decisamente a te. Eh, allora, a te, a te con... o a Chiara, mm -hmm. sì. allora vi dirò invece che mm -hmm. Vanessa e Oliver, visto che ci stavano aspettando fuori da mm, Luxor. Li farei alla fine e prima farei l'Inneus. Ok. Mm. Sì, Adesso. ha senso. Mm -hmm. Io ho appena finito di parlare, quindi direi che ve li potete dividere Fatto voi due. Io? Ok, allora l'Inneus lo inquadrerei direttamente nella sua, nella sua palude. E secondo me sta parlando con un personaggio molto simpatico che non è stato mostrato finora, eh, che è un suo amico. E' ed è è un, un... personaggio nuovo, sì, ed è un, eh, mh, un gufo, eh, un tipo un Barbagianni di Elisburgo. Però era nella sigla questo Barbagianni. È sempre stato <ride> nella sigla, però <ride> non si è mai visto. Eh, Comunque, eh, stanno parlando e eh, Linneus tipo a un certo punto si interrompe, dice aspetta devo andare a prendere qualcosa e torna con questo pesce di cioccolato che però ha i baffi storti ed è bruttissimo. L'ha fatto lui. <ride> <'ha> fatto lui. <ride> tu devi fare quello che piace a altri, Gino Massari. Io, eh, io ci aggiungo. si interrompe sulla faccia sgomenta del Barbagianni. Bello, bello, bello. Comunque, sono d'accordo con 107 che dice che l'ancetta l'orologio è la parrucca di Sephiroth e la spada. Oh. Com comunque, l'X-Wing che avete trovato nella, nella palude, mm -hmm. que quello sa sarà uh, protagonista nella, nel, nel, nel sequel. Sì, sì, assolutamente sì. Vanessa e Oliver. E Vanessa e Oliver, secondo me c'è questa scena uh, in cui vedono a distanza di sicurezza, ovviamente, eh, bocca di fuoco che si ferma e questo trapasso in lontananza, e Oliver penso che dica qualcosa di poetico, una cosa tipo, eh, ma ti rendi conto che questo è il momento in cui cambia il destino dell'umanità? Una roba così? E Vanessa pensa, mm, mm, e le viene qui l'idea di fare la tour operator. E di portare le persone <ride> nei luoghi importanti che per capire e trovare se stessi e così via. E quindi organizza. Tipo. Aspetta, quindi altra DLC con Bomiri che deve picchiare ancora una volta, no? no ma, ma lo fa per il beh, cioè lei lo fa perché così sì, 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 può no. far vedere la scopo di manifestazione. E che se tu ti e... riguardi le scene precedenti dove c'erano i personaggi che viaggiavano, c'è sempre un mezzo di trasporto prendizzato. Vanessa, <ride> <scena>. <ride> ok. Quindi Vanessa diventa tipo la Rin. Dell'ambientazione alle apicar, <ride> eh, fa fare secondo me il percorso che hanno fatto le quattro eroine. Infatti, lei è la prima che spinge. Iven fino al sotto sotto l'uscita. Fa molto ridere proprio. che abbia un'apecar visto che è una farfalla. Però, <ride> poteva avere poteva una veste. <ride> Secondo me è a cercare di chilometri zero tipo si fermano alle fattorie, certo, mangiano certo. la gente dei posti, conoscono le persone e sì. così via. E ovviamente, Oliver si inventa storie che non sono mai. Infatti, nel, nel seguito, altro. la plotline di Aven con il Gramba Track è quella di risolvere la tensione tra questo, queste cose qua e, sì. e il precedente però Però, è tipo la linea comica, secondo me. In realtà, sì, è sì. una cosa che si può risolvere. Si, sì, in realtà, bastava che si parlassero tipo cose così esatto. <ride> Eh, ok che altro che altro abbiamo ci sto pensando uh, ci uh, sono le, le, le progenie di, di ed eh, le rondini secondo eh. me le progenie di ed eh, cioè, iniziano a viaggiare per cercare se stesse tipo ed però Anche sono delle voi. bambine in realtà eh, quindi mentre ed cerca tipo, di redimersi ed eh, loro scoprono il mondo. ed 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 Ah, a un certo punto effettivamente incontrano June ed essendo sì, tutti esperimenti sì. di Edith fanno tipo bonding su questo e quindi poi June ha tre figli praticamente <ride> che si porta in, <ride> in giro. Ma che è June è immortale ma gli vengono i capelli bianchi. Sì, esatto, <ride> no, immagino... anche probabilmente. Il fermo immagine dove ci sono i, i tre tipo angeli, Birbi, seduti cose. e June tipo... <ride> e sono lì tipo tutti con le goccine di sudore che, che sono tipo gli dispiace. Jun c'è un'immagine in cui tipo uh, ne, ne ha preso uno per un piede che sta tipo volando verso tipo raga. No, anni. Hai presente il meme di, del tizio con, uh, che, che ha tre tizi al guinzaglio così per impedirgli di andare in giro? <ride> sì. Ecco quello uguale. <ride> E poi questi saranno potentissimi, eh. Quasi tipo Cuja e gli altri due Spawn di Sephiroth come livello di potenza. Secondo me, eh? Kadage, Kadage, sì. ecco, Kadage non Cuja. Eh, comunque, ci siamo dimenticati i due scrocconi che hanno viaggiato su Mandy dalla puntata 1 alla puntata 10. C'è un motivo perché sono con noi, praticamente. Sì, è vero. Solo Trix può dirci allora... quello. Loro, eh, loro, in realtà, secondo me, si, si uniscono a. Alla cosa dei tuoi organizzati, lo sapevo, ah, lo sapevo. E erano lo stand in cui vendono la mia, la mia micografia, ovviamente. <ride> assolutamente, <ride> assolutamente. <ride> Ammirate l'orribile uomo fungo ora, è tipo sempre la cosa che uno, che dice non eh, dovete pensarci due volte prima di cercare queste cose così, eh. non giudicate la gente. Dal, dal Ma poi loro possono principio. fare direttamente da guida, nel senso... Loro sì, c'erano. Eh, esatto, loro c'erano. Sì? Dico subito che se May li incontrerà di nuovo, farà finta di non conoscerli. <ride> Allora, eh, io immagino, questo, io immagino questa scena con tipo è così... Make se ne va così. Tra l'altro, ho appena pensato parenti. che il tour varia costantemente, sia in lunghezza che in posizione, perché una delle tappe è Mangrovia. È vero. Sì. <ride> sì. Ma c'ha senso, ha perfettamente senso come cosa. Poi forse la prima tappa dovrebbe essere Mangrove. Poi ci sono le rondini, Beh, io direi di seguire tipo a questo punto le scene delle nostre PG tipo col sì. volo della rondine, Bello. Bello, io mi chiedo comunque se dobbiamo essere insieme nella scena finale oppure se andiamo noi per la nostra strada. Questa è una cosa um, che non so. È una bella domanda ed è una scelta in realtà... Molto personale ehm, si può all allora l'opzione, quella più eh, chill, diciamo, è che ci sia una scena personale e poi anche un momento di gruppo, come a dire che mm. ognuna ha, av ha avuto una cosa da sistemare, ma poi si ritrovano. Altrimenti, c'è eh anche sì. la possibilità che invece siano scene separate perché oggettivamente eh, magari il loro destino non è insieme, cioè. E Beh, intanto direi che ognuno magari si fa la scena sola. E poi vediamo in base a quello che abbiamo giocato se torniamo tutti insieme oppure no. Per me ci sta anche per me. Eh, Kalia. Secondo me si fa una scena alla torre di Babel, eh, dove va ufficialmente a consegnare tutto quello che restava dei suoi documenti da sceriffo. Mm. Dimettendosi ufficialmente, perché fino a quel momento si era dimessa soltanto a Corax, che poi, però, insomma, non è che penso avesse portato questa notizia lì. Eh, le chiedono pure di restare perché ora si è diffusa la notizia che lei è un'eroina mentre altri poliziotti sono una ragazza. Eh, però no, lei li manda a quel paese e gli dice che no, eh, Mi immagino che continuerà anche. a fare il bene ma non così perché non <ride> si può fare il bene lavorando come hanno lavorato loro. <ride> Questa vado io. Ok, allora a me viene in mente che eh, May sicuramente ha da tornare al suo gruppo di Nara, nel suo accampamento, in, in, appunto quello dove è cresciuta, che è stato ricostruito dopo l'attacco degli sceriffi. Eh, lì finalmente troverà il coraggio eh, di parlare con eh, le persone con cui è cresciuta e con eh, i saggi e spiegherà esattamente quello che è successo e alla fine la saggia dell'accampamento aprirà le braccia e la abbraccerà perché avrà capito eh, appunto finalmente cosa è successo e sarà pronta a perdonare May e lei in cambio dopo questo abbraccio dice tipo aspettate ma io vi devo fare vedere troppo le cose che ho trovato in questo viaggio si sfilerà lo zaino, lo aprirà e da questo zaino ti, tipo butterà fuori un sacco di roba, tra cui tipo medagliette a forma di rana, eh, oggetti metallici, strani, strampalati, eh, roba che ha preso da ogni dove, biscotti e... di tene sbriciolati. dando biscotti enorme dite. fastidio al Pietranquilla che stava dormendo dentro lo zaino, chiaramente, in tutto questo, quindi <ride> tipo... <ride> la, la Pietranquilla e tutto il resto è eh, stata una vespa alla... in. Casa oh, risolvi vespa. questo problema. Qui è pieno di moccerini oggi. No, non credo che sia una vespa. Non lo so perché non ho gli occhiali e quindi per me è una cosa brutta. Che... Per te è una vespa, però potresti anche pensare che non lo è. Sì, infatti. Uh, ci sono altre persone in casa. Mm, non in questa stanza. Ma uh, non okay. ti preoccupare, va tutto bene. Okay, anche perché io... tardi non una vespa. Io in questi giorni sto affrontando calabroni di 6-7 centimetri da queste parti, quindi posso combattere. Sono criceti volanti, non sono, sono criceti so. volanti. Credo, credo... carina, i criceti volanti. Credo non che contino no. come arma. Lui sta scavando do, comunque. Do, do, bella, bella, una bella valuta amazzonica, so. no. Scusa, eh, ti abbiamo interrotto, Chiara, è solo che... No, vabbè, cioè, nel senso io non voglio che a Trix succeda una cosa brutta come Anche io voglio che a Trix... succeda che entrano. Cioè, se è tutto sicuro continuo. Cioè... Sì, sì, è tutto sicuro. Io comunque faccio in tempo a rinominare TriX More in diretta il video. <ride> <ride> se, secondo i Visual fai, Se lo rinomini così. TriX si porta nella tomba è... i segreti della sua campagna. La morte di un bravo master. <ride> gloriosa però esatto. comunque niente finisce che la pietranquilla cade dallo zaino stava dormendo si incavola tantissimo e fa flambe di tutto bello allora, distrugge no? tutte le cose la, sa la saggia che urla mei! si chiude la scena la saggia con le sopracciglia bruciate secondo me sì. bellissima allora, alcune bellissimo. cose non cambiano mai sì, no. e fu così che venne bandita di nuovo sì. <ride> sì. Allora, io ho una proposta. Cristi farei andare alla fine perché secondo me Bomiri è la persona che può introdurre la scena in cui ci si rivede assieme. Magari ti quadra tranquillo, che avevo già tutto in mente. Perfetto, eh, no. uh, noi invece vediamo, vediamo una scena di pioggia uh, tipo che, che, che scorre su alberi e legno, e, e poi vediamo inquadrata una statua che riconosciamo perché è lo stesso eh, saggio che avevamo visto nel flashback di Iris, okay. e... però l'inquadratura si allontana e vediamo che è una tomba, d'altronde cioè, era già eh, molto sì, vecchio, sì. e c'è Iris di fronte che in silenzio ehm, poggia la sua lancia di fianco alla, di fianco alla tomba e fa un inchino e se ne va. Non, cioè, è una scena triste, ma più che altro è una scena di chiusura, nel senso... Anche perché lei aveva tutto questo complesso con quello che aveva esatto, successo Esatto. Quindi non ha potuto dirgli che aveva trovato la soluzione, ma gli lascia il ricordo di tutta questa cosa insieme. E, e poi se ne va prendendo tipo un bastone normale. Eh. That's it. Bomiri. Allora, Bomiri. Beh, una cosa uh, che c'è da dire è che il, la storia si è conclusa. Ma il viaggio di Bomeri. No. E il suo viaggio era appena all'inizio, e lei e Mandy, hanno ancora tanti posti da vedere. E tante cose da scoprire, per cui, in realtà, più che una singola scena è uno spezzone di, di bomiri in diversi posti, bomiri e mendi in diversi posti, che raccolgono, uh, raccolgono ingredienti, parlano con i, le persone locali, scambiano, uh, si vede bomiri che fa uh, medicine e altre cose che poi uh, dà uh, alle persone in questi, in questi luoghi che sono magari difficili da raggiungere oppure che non hanno um, che uh, altre persone passano senza senza preoccuparsi. E l'ultima parte è uh, Vomir in cucina che sta canticchiando, uh, prende una, una pentola. Inizia a versare il contenuto in dei piatti. Poi si vede che esce, posa i piatti su un tavolo su cui è aperta una mappa che eh, mostra tutto il, um, il continente, il mondo conosciuto, tutto il mondo di arcipelago. Alza lo sguardo e fa. Bene dove vogliamo andare adesso. La telecamera si gira e prego a voi di cosa stanno facendo i vostri personaggi. Eh, io sono arrivata, secondo me qualche minuto prima eh, quando c'era già l'odorino delle cose che stai preparando e ti ho portato come dono tipo degli ingredienti di Babel o delle cose che normalmente non eh, potresti preoccuparti e sono tipo messa così che sto più pensando a quello che mangeremo che a dove andremo eh, Io eh, nel momento in cui Bomiri si è girata sono sbucata alle spalle di Bomiri, non si sa esattamente da come ho fatto e l'ho abbracciata così. Ho detto, dove andiamo? Dove andiamo? Iris invece semplicemente sta mh, versando da bere nei, nei bicchieri al tavolo, sorridendo. E accetterò questo canon soltanto se sulla mappa in corrispondenza di Bocca di Fuoco c'è tipo un triangolino con una faccia arrabbiata. Cioè, <ride> La mappa è piena dei nostri <ride> disegnini. <ride> Scritto accanto Big Stizzone, eh, dico anche un'altra cosa. Scusatemi, ma c'è una pentola che sta bollendo e dentro c'è lo stizzone che fa la sauna. Beh, perché non abbiamo più bisogno del fuoco, c'è lo stizzone, ma non c'è mai stato bisogno del fuoco su Mandy. Questo è bello, però super... non abbiamo bisogno proprio di nulla. Scusa, come e... le scaltavi eh... le cose, avevamo detto che usavamo delle pietre incantate. Esatto, ah, vero. avevamo ah, beh, sì, parlato di. di... Tipo, non, non, elementa... ovviamente a mangrovia non si usa il fuoco eh sì, no, non intendevo fuoco stizzone. come fiamma lo stizzone può bollire se stesso è, è fondamentale, è fondamentale non avvicinare bollire. la pietra refrigerante alla pietra riscaldante alla pietra arieggiante e alla pietra fertilizzante <ride> perché come abbiamo stabilito queste cose non vanno combinate in questo mondo esatto <ride> bello molto bello, bello. Bene. Sì, 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 si aprono le, le, le facce. TriX, tu hai una post-credit scene oppure no? Io... E non qui entra TriX proprio. <ride> Dico ciao, ciao. Piace, piace. <ride> sì. Beh, spero che vi <ride> sia... Ho si scritto tutto la io. <ride> Raga, ora TriX entra nella stanza, dice sicuri di voler, voler chiudere il gioco? Sì, no. Sì, ma siete sicure? Sicure? Sì, l'ansia! Non mi mettere ansia però. <ride> e si espella il cd se, ti, se, se no, si io, io, in realtà, io in realtà sono, sono, sono già a posto così perché tutti, tutti i PNG che ho inserito hanno avuto il loro momento di, di, di chiusura e quindi. Fantastico. Ci, ci, ci sono de, degli elementi che sono ancora. cioè, Ci sono ancora delle cose che non sono state chiuse. Uh, tipo appunto l'X-Wing che è stato trovato nella palude tipo l'antiforno uh, uh, tipo c'è tutta la questione dei, uh, de dei saggi, no? i giusti come che... certo. gli equi gli equi no, no, chiaramente... gli equi chiaramente hanno la, la faccia da cavallo <ride> gli equi No. no, forse questo è il no. capo questo... L, qui no. Ehi, perché quel muso lungo? <ride> no, okay, va ecco bene, perché Cagli è, è stata mandata via, perché faceva sto impazzito. Esatto. E poi il cavallo rispondeva: Lo sai quante volte mi hanno fatto questa battuta? Pensi che di sia divertente, sì. ah, protettori, protettori dell'equilibrio. E, e, e infatti c'è il sicuro che è, è tipo un tizio cavallo con la tonaca e una bilancia. no? Libra. Bello, e... non ho capito se è del segno del cavallo o della bilancia. Grande cannone. Grande cannone. Grande cannone. Esatto. Comunque, sì, io Comunque volte è bello. come GM mi permetto la scena post-credits se qualcuno si è sacrificato per dedicarla a quel personaggio facciamo tipo... tutti esatto, siete stati troppo bravi abbiamo fatto la, 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 la esatto. pelle run esatto quella Poi golden rivedi... ending ah. che se siete patreon di Ema adesso avete la guida per cui sbloccare la golden ending della del segreto della rondine bianca <ride> sì perché Chris l'ha postata in chat esatto <ride> Comunque è bello, eh, ci ha accompagnato questa giocata per eh, tutto l'anno praticamente. Praticamente sì, abbiamo cominciato quando? A novembre? L'anno scolastico, tra virgolette. Era, era tanto, tanto tempo fa. Ve lo eravamo giovani pieni di speranza all'epoca. Se non fosse che Instagram è completamente crashato, ve lo da potrei posso dire. Sempre chiederlo a YouTube <coughs> per vedere da quant'è che giochiamo. È cominciata quando abbiamo fatto quella live lì di world building che assolutamente non doveva tradursi in una giocata. Sì, sì No, era così. Giustante. Per farvi vedere come potete giocare, noi non faremo una campagna, però ovviamente così potete vedere, prenderla voi, farci la vostra campagna e poi. <ride> in quel video il allora, nostro la... si no, cresce ma... tantissimo. Ecco, abbiamo fatto quella con Ema. 1 ottobre 2022. No, veramente un amico quel giorno uno un scolastico è così che funzionano le campagne. no vuoi? Sì, no, è che, è che ci abbiamo avuto quel, quel, quel grosso, quella Sono grossa pausa a metà. Sono state Sono due stati stagioni messo. praticamente. però sì, sì. Figo, infatti, come ho detto in privato, il momento più difficile di tutti è stato quando Trix è riuscito a riprendere le regine del gioco dopo che avevamo saltato tre giocate. Quindi in realtà era un mese quasi e mezzo. Sì, erano sei conosco. settimane. Infatti, e... nessuno mi toglierà dalla testa che Trix è una brava master. E perché que... io non ci sarei. E quello che è io ho volta... detto in quel caso è stato che ho avuto culo. Perché... Ma a, vol a volte va così. eh. A volte sì. è il culo. Eh, ma il culo da serve è pure io. quello. Il bravo master ha sempre una riserva di culo sotto la, sotto la <ride> scrivania <ride> da cui attingere nel caso. <ride> L'importante è prepararsi tutto. No, scherzo, <ride> no, eh, mi, è mi però parlare di come com abbiamo gestito la, la campagna anche dal punto di vista proprio meta gioco, eccetera. Perché eh, voi dite che eh, so, sono, sono stata una brava master, eccetera, ma eh, voi come, come giocatrici e come giocatori siete stati incredibilmente presenti sul pezzo e questa cosa anche è molto importante, eh? una, una campagna non la fa il master, la fa Ma, il cioè, io... E... Eh, io mi sono sentito molto aiutato, devo dire, <coughs> eh, perché per me Fabula è un gioco molto più crunchy del gioco medio che gioco, però in ogni occasione... E io ho iniziato a giocare a Fabula prima di masterarlo, poi l'ho masterato dopo alcuni mesi che stavamo giocando, no? Sì. Eh, però in ogni occasione mi avete spiegato le cose. Cioè, perché fisicamente io all'inizio ero tipo, ok, come me lo faccio il personaggio? Infatti, l'ho detto più volte, mi sarei cambiata Calia completamente se l'avessi buildata oggi. Ma vedi che, comunque, secondo me, Calia eh, non, non era buildata male nemmeno adesso. No, assolutamente cioè, no, non l'ho mai trovata buildata è un, male è un, un ottimo, è un ottimo no. personaggio. Poi sì, ci sta di dire, adesso con le cose che so andrei a cercarmi delle cose più particolari, ma ti posso anche dire, ora forse con quello che sai le sapresti gestire queste cose più particolari, che invece all'inizio magari avresti faticato, no? E... Sì, questo è vero. Cioè, alla fine, comunque tu non avevi così poche decisioni da fare con Caglia, ne avevi quelle due o tre, che però farle nel momento giusto era importante, Pensa a un personaggio come quello di Chris che aveva praticamente due fogli Excel per la roba. <ride> Ma cioè, tutto, io prima, mai. prima di avere almeno metà delle mie formule, non sapevo come sarebbe andato a parare il mio personaggio. Cioè, certo. questa è una roba che io, ovviamente, avevo messo in conto quando l'ho creato. Però quello che sapevo è: io non so che ruolo poi andrò a recuperare perché è certo. molto casuale. C'è andata anche di fortuna che il mio personaggio si è in... infilato proprio in quello che ci serviva di più, cioè un uh, buffer barra support. Che è una cosa che la tua classe avrebbe comunque fatto, ma non sai mai con quali combinazioni, non sai se si agganceranno in maniera più aggressiva o più di supporto, effettivamente. Perché c'hai anche la possibilità che effettivamente ti escono quelle sei combinazioni offensive. E sei diventato un attaccante molto più che. poi c'è sempre modo di farlo funzionare. Diciamo che sia io che sia Iris che Bomiri in realtà potevano portare il proprio kit in una direzione più aggressiva o più di supporto, e questo fa sì che sostanzialmente cadi sempre in piedi. Cioè, eh, Ma Iris, secondo me, era sì. quel tipo di personaggio alla Auron, cioè che nei JRPG è comunque forte sempre. Ma intendi dire? Il personaggio più vecchio del party. Anche, eh, che nei JRPG è forte sempre. No? Tipo, ok, la metti che deve difendere, difende, la metti sì. che deve attaccare, attacca. Ma, cioè, sì, sì, non farà mai, buona. magari, l'eccellenza in nessuno degli aspetti, però. Nel dubbio ti fa quello che ti serve in questo momento. Ecco, è un personaggio versatile, Iris. E, però non è mai un questo... Kimari, cioè non sapevi veramente no, chi è. Allora, però devo dire, Kimari, se te lo sapevi buildare, eh, no. con la sferografia master, <ride> è un ottimo personaggio. Io no, mentre May era fortissima, cazzo. Cioè, era di un versatile, praticamente. Que questo è anche dovuto al fatto che noi abbiamo costruito molto già dall'inizio e poi andando avanti i personaggi assieme. Cioè, uh, abbiamo sempre... Parlato di dove non solo di dove, ma di come volevamo mandare avanti e far evolvere i nostri personaggi. E questo ci ha permesso anche poi di avere un party molto armonioso. No, infatti, funzionava. Sì, non, non è successo. Poi i colpi, colpi di culo fatto sono fatto arrivati, avanti. ovviamente. Per esempio, il, il fatto che io ho rollato abba abbastanza bene da permettermi di avere una combinazione che mi fa recuperare punti vita e punti mente assieme. Quello quella... è decisamente già nella sfera della chiappa. Esatto, infatti ho detto ci è andata anche di fortuna perché quello ci <ride> ha permesso di, uh, di fare delle cose che altrimenti avremmo avuto molta più fatica a fare, ma che non è che non saremmo riusciti a fare, Quel... quella fortuna ci ha permesso di farle più facilmente. Comunque ma le devo cose dire che, che facciamo era appunto per... Questa sinergia che si è andata a creare, che noi siamo andati a creare col nostro party, devo dire comunque che senza togliere nulla, Iris, che in un paio di occasioni è stata comunque fondamentale, se non morivamo eh, molto spesso negli scontri, io ho pensato: minchia, qui se non c'erano Bomir e mai eravamo morti, ma, ma morti, morti, eh, morti, mente. perché in più di un'occasione Bomir ci ha tirato per i capelli, o mai ci ha cambiato l'elemento e li abbiamo tirati giù. Ma infatti hai, hai detto perfettamente perché Iris è quel tipo di personaggio che ti riempie. Il, il buco nei turni e ti fa quella cosa che ti serviva, ma non può portarsi a casa la situazione, cioè non è il personaggio che ti fa eh vincere però Ma praticamente i rituali che hai fatto, ok. Lì stiamo uscendo dal lato tattico, di diciamo, eh, più tecnico sì. e stiamo entrando nella manipolazione di fiction, che è un altro aspetto. E da quel punto di vista, sì. Però ti assicuro che se io non avessi avuto i rituali, comunque no, le perché... cose si facevano anche in un altro modo. Eh. il rituale infatti lo so che questa cosa qua è una roba che eh, magari può essere difficile da, eh, da processare per chi è abituato al fatto che se il gioco ha molte opzioni allora è un gioco molto tecnico e allora ha una, una sorta di competitività ma il vero motivo per cui tu prendi una certa opzione in fabula in realtà eh, non è per fare meglio e perché ti interessa vederla in gioco quindi sì, se io certo. prendo i rituali, non è perché ho calcolato che con i rituali posso vincere di più. Prendo i rituali perché Trix sta, sta fotografando la fauna. Sto, usando Sto cercando di, di che, meglio. che razza di animale è. Chiediglielo. C'ha tipo sei zampe, che schifo. Questo è abbastanza no. normale. Per un insetto, mi sarei preoccupato se ne avesse avuto di più. Guarda che in una fase della sua infanzia anche Bomberi avrà avuto sei zampe. Eh? No. Qua... Questo non lo sappiamo. No. No, ha sei arti. Te lo dico io. Ha sei arti perché le ali sono arti. però Tu sei zampe. <ride> ah, non hai avuto una fase quindi crisalide. Che, che come è assurda questa cosa? Si e chiamano insetti. Lunghe, cioè? Cioè, si chiama insetti ma hanno sei oppure otto arti. Potrebbe perché? essere un piccolo sterchio. Le... Perché non perché... stai contando la testa. Perché insetto viene da insect, cioè perché sono segmentati sì, no sì. lo so, era una battuta orribile sul fatto ah. che era 7 e loro erano 6 o 8 che ci sta comunque, sarebbe il numero a metà tra le due mediamente 7 è... allora i ragni, ragni non sono insetti sono no, ragni, è una cosa completamente diversa, sì però una mosca ha 8 arti no? ha 6 zampe e 2 ali le, le ali degli insetti non sono classificate arti. non sono considerate arti? no Okay, perché sì. sono un tipo di, di struttura completamente differente allora, gli, gli, hanno scor zampe. Gli, scorpioni. gli scorpioni hanno sei zampe due chele eh, e la cosa sì. Sì. e contano sì, sì. come aracnidi se non erro sono solo che sono hanno... no, scorpioni. scorpioni è proprio un ordine cioè una categorizzazione okay. loro figo lo sì, sì. dico subito Sc scorpioni tra l'altro peraltro secondo me è un, un animale veramente bellissimo è anche molto Ma utile sono nella classe degli arachnida ok no, non lo però come i granchi per dire come, come i tipi di granchi mm, i granchi in realtà secondo me sono no infatti i, i granchi sono dei decapodi perché hanno 10 zampe i granchi nella... è, le, le chele. è vero le chele sono, è vero, sono 4 4 e poi due chele mm -hmm. E comunque, nella... come ogni campagna e come ogni cosa nel mondo, prima o poi si arriva al granchio, ho visto <ride> <No>! il destino. <ride> esatto, te la risolvi con artropodi e tutti quanti. Oh, comunque, chat, fateci delle domande se avete delle curiosità. Sì, sì, sì. O altro. sì. Se Del poi tipo, ce le fate, fate anche in ovviamente no? noi risponderemo. Cioè, mm. Anche se poi arrivano domande in ferita e così via, per chi ci ascolterà ah. dopo, noi risponderemo. Cioè, nei noi commenti, commenti di youtube cioè, allora, comunque io volevo far notare che... Eh, tipo... Ha vinto lo sport? No. Sì, <ride> chi, chi, chi ha vinto? Hanno, hanno vinto loro. Cioè, um, mi, mi pare ovvio. Hanno risolto la situazione. Cioè, Secondo me ha vinto anche Ededet. Perso. Ededet non, non giocava. Ededet non giocava. No, no, intendo che ha vinto, perché, comunque, alla fine ha fatto la scelta più giusta anche per se stessa, secondo me. Ecco una cambiare. domanda interessante. a parte. Quali uh. sono state le ispirazioni per i vostri PG? Questa è bella. Te la vado a prendere l'ispirazione per il mio PG, ce l'ho lì arrivo. <ride> Allora, io avevo due pe personaggi in mente, no? Eh, quando mh, abbiamo deciso che avremmo giocato in questa ambientazione Natural eh, Fantasy, eh, una era Kalia, e l'altra era l'esatto opposto di Kalia. Perché ho pensato: o mi gioco una ragazzina eh, testa di cazzo, ultra violenta. Proprio che con stile di combattimento ultra aggressive, oppure mi gioco Donkey Shot. Quindi, tipo, un vecchio saggio, un po' pazzo che segue, che segue il gruppo e fa da mentore. Eh, però non sapevo cosa scegliere. Eh, avevo questi due personaggi che erano opposti, e ho chiesto al party che cosa preferivano. Le eh, ragazze mi hanno detto che preferivano Kalia, eh, e quindi così è nata Kalia. Stai facendo una foto? Sì, ho fatto una foto. Voi non lo sapete, ma io intanto ho vissuto un dramma pazzesco mentre voi parlavate. Perché? Oh no, anche tu Pr un insetto. No, no, praticamente io cercavo di eh, entrare su Instagram eh, mi sono resa conto che potevo entrare negli Instagram in tutti i miei Instagram, il mio principale, è quello di Morgan Gab Crowdfunding, che è quello nostro di lavoro. Eh, però non potevo entrare in Morgan Gave GDR. Allora, praticamente, mentre voi parlavate, ho detto: mi hanno bannato l'account <ride> e ho scoperto che praticamente Instagram aveva considerato spoiler: non, mi hanno, non, non è stato okay. bannato Morgan e GDR. Okay. Esiste ancora, però praticamente Instagram mi aveva bloccato tutto per farmi vedere che aveva tolto una storia che avevo pubblicato, eh, appunto la risposta di un utente. Che secondo lui non rispettava le norme Scusa, di Instagram, questo? sto cercando di capire chi fosse perché me l'ha fatto vedere. Ma è piccolissimo. Cioè, cosa <ride> può aver scritto un utente che non rispetta le norme di Instagram? ci Sono state tante palle di fuoco, però io non credo che sia sì, esatto. cioè, boh. Vabbè, Perché poi la domanda palle... di oggi era: eh... rovina la sessione in tre parole. Come si chiamava? Ah, era oggi, Palla di Fuoco, Taverna, Casto Fireball. Ok. Demonologo. Boh, comunque, vi, vi terrò aggiornati su questa cosa. Comunque, eh, l'ispirazione per me. Allora, eh, sinceramente, da una parte eh, mi piaceva tantissimo l'idea di unire. Mm, Voglio me. uccidere tutti. <ride> È un ragazzo che aveva scritto Voglio uccidere tutti. Beh. Ok, ho capito perché eh, effettivamente. Capisco perché Instagram. Per un, attimo... per un attimo ho pensato che Voglio uccidere tutti, fosse invece un riassunto delle ispirazioni di Chiara per <ride> me. E alla fine. No, è ho la chiara vinta detto... è il riassunto delle ispirazioni per me in effetti. Calia, cioè effettivamente... <ride> sì, in realtà, io capisco, cioè posso capire, però comunque il punto era rovina la sessione in tre parole. Gli algoritmi non hanno senso l'umorismo e quindi i bambini da casa, eh, quando dite lei a, ci toglieranno il lavoro, raga, le A sono stupide. <ride> Incredibilmente stupide, sono stupidi, ma molto più velocemente. <ride> sì, esatto. Sì, sì, so. cioè, io ho vissuto il trauma. Comunque, da una parte mi piaceva tantissimo l'idea di usare la classe del danzatore eh, perché eh, mi piacevano le danze, mi piaceva il fatto di poterle. Eh, di poterci fare delle, avere degli effetti sopra, però volevo anche combinarli con qualcosa di particolare. Cioè, io con me non volevo giocare il mio solito personaggio, per cui mi prendono un sacco in giro. Chad Badass. Sono l'ama oscura, sì. furia, cattiveria, morte. No, non volevo, volevo giocare qualcosa di diverso. Vengo a portarti il perdono, che è il nome della mia spada. E quindi? E quindi? Ho deciso di ispirarmi tantissimo a eh, un personaggio che mi è sempre piaciuto molto, anche se so che alcuni di voi non sono d'accordo: che è Ricco di Fantasy X. A me piace. Unita a Terra della saga di Is, eh, che poi è l'ispirazione proprio mh, fisica principale di, di Mei. Se cercate Terra Is, Ys, trovate Mei. Eh, e quindi ho deciso uniamo Riku con Terra e eh, vediamo che cosa viene fuori eh, il risultato è stato molto bello e eh, sono felice di averla giocata. giocato Rirra. veniva fuori Rira no, Rirra. no. Rirra. Rirra. Non, Rirra. non è brutto in realtà ci sta vai ma fai, fai pure tu ok allora ehm, io in realtà, per qua... vabbè, di base volevo giocare l'invocatore come classe e volevo sperimentare la dinamica di increspature. Cioè, quella lì in realtà è stata la mia base. Volevo provare a vedere come andava questa cosa qui. E in realtà è andata bene, non l'abbiamo usata però quanto mi aspettavo. E poi, come faccio spesso, diciamo, ci costruisco intorno a un personaggio, no? Quindi, eh, sono anche fan dei dragoon in generale, e questo è il motivo per cui ho scelto la lancia mi piaceva l'idea che ci fosse un personaggio eh, non completamente umano per fare anche un po' da, da spalla a bomeri su questa cosa e, e quindi praticamente eh, ero partito con l'idea che volevo giocare una trapassatrice perché durante il world building la cosa del, della soul sickness mi aveva intrigato Fondamentalmente. E, e poi ci siamo un, un po' no, spartiti. Se non sbaglio, già nella, nella, nella giocata di world building, avevamo ipotizzato dei tipi di personaggi che potrebbero eh, giocare, in... non li avevamo ancora assegnati, eh. avevamo solo parlato di tipi di personaggi interessanti, e uno di questi era appunto il trapassatore. E mi era piaciuta molto questa cosa: che i trapassatori dovessero vestirsi di grigio per non sbilanciarsi troppo sulle emozioni. E a me piacciono i personaggi con il cuore un po' prigioniero, per citare tra l'altro una, una peculiarità High Fantasy, e, mh, quindi ho deciso di costruirla sulla perdita. Eh, esteticamente, vabbè, le mie ispirazioni sono state eh, più che altro, eh, vabbè, in parte c'è Yuna di Final Fantasy X, perché nel momento in cui ci metti il trapasso delle anime, eh, quella roba lì eh, ci, ci subentra fortemente. Ehm, poi mi ricordo, eh, due, mi pare che si chiami 2P, che è la versione con la carnagione scura e i vestiti bianchi di 2B di Nier, eh, però vabbè, meno, con, con un fanservice meno spinto, ecco. Non c'è tanto. Eh, è, è presente Nier Automata. Sì, sì, l'ho già C'è una versione sì. che è un palette swap dove ha la carnagione A scura. Ma non è uno dei personaggi giocanti. No. Eh, eh, tipo è, è un palette swap di uno dei vari spin off e robe e, ah, okay. mm, no mio di Xenoblade no, no? Ah, okay. zero assolutamente neanche venuto in mente è strano perché sono un altro passatori. pg di Xenoblade però è un'ispirazione grafica giusto? Uh... ah si sì, si sì. uh... uni ah giusto uni Uh, uni più che, o meglio, più che altro, non Uni nello specifico, ma in generale la specie degli High Entia di, di Xenoblade uh, 1 e 3. Uh, perché nel primo c'è o oh, non mi ricordo mai come si chiama, uh, comunque, quella con i capelli bianchi, che tra l'altro, è bellissima. Uh, c'è anche nel 3, Chris la... sì. e sì, la regina del, la regina eh, di spoiler. Te <ride> di lo di dicono all'inizio, ah, cioè... sì? E te, sì, il sì, nome sì. della regina viene fuori all'inizio quindi, cioè... ok, e, mm, e quindi sì, gli Aigentia sono stati il riferimento diciamo per, per il fatto di avere quelle alette diciamo ai, ai lati della testa. E stavo pensando se c'era dell'altro. Mm, vabbè, l'estetica del dragoon in generale. Melia. Melia, in justo, Melia, Melia, e that's it. Vai, Chris. Allora, le mie due ispirazioni principali sono state eh, Atelier e Sophie, che stavo giocando in quel periodo e su cui si basa tutta l'estetica a livello di design dei vestiti di Bomiri: inizialmente solo Sophie, e poi dopo un misto con l'outfit di Monica, che è un altro personaggio principale che è una comandante, quindi calza pennello, e poi questa immagine qua che adesso cercherò mm -hmm. di far vedere bene, mm. che viene dall'artwork di Morio, di cui io mi sono innamorato follemente, che è veramente bellissima, infatti io inizialmente Bomeri doveva avere il, il pelo tipo delle, delle falene, poi vabbè non c'è entrato nell'artwork, quindi fa niente, e di base io ho mh, creato Bomeri con in mente questo personaggio, di e il, il, il reskin del, del gourmet che è l'erborista, io l'ho fatto per questo personaggio qua, perché ho detto mi piacerebbe troppo giocare un personaggio che esteticamente è simile a questo. Bello. E anche è il bello. fatto che Bomir è una falena deriva da questo. Eh, fun fact, eh, il nome di Bomiri deriva appunto da Bombix Mori, che è la, la falena del Baco da Seta. Certo, me lo ricordavo questo, me l'avevi detto. Non mi ricordo se l'ho detto anche in live, però lo dico. E no, quindi la, la colorazione deriva anche da quello perché sono, um, sono pallide, con, completamente pallide, prive di ogni pigmento per la, la selezione che è stata fatta, e in realtà non sono in grado di volare, per cui Bomeri non è in grado di volare. Io apprezzo un sacco vedere come ognuno di noi crea partendo in maniera diversa, cioè c'è chi lo fa da un'immagine, c'è chi lo fa da un concept, ma tipo io Chiara l'abbiamo fatto da un concept in modo diverso, no? Sì. Eh, C'è chi lo fa da un'idea che è, è ancora diversa da un concept come ha fatto Emma, no? Tipo eh, sì, partire sì, la mia partenza da... è stata letteralmente voglio sperimentare queste meccaniche, ma nella storia voglio sperimentare questo ruolo narrativo. Cosa mi permette queste due cose? E infatti il motivo per cui io ho incastrato lo spiritista, no? perché il trapasso era palesemente lo spiritismo come tipo di rituale. Ma poi io non ho coltivato spiritista come classe, ho preso un paio di robe, ma in realtà la mia direzione è andata tutta quanta sull'invocatore. Sì, sì. Che non è di nuovo una cosa buona o cattiva nel senso in realtà, questo è abbastanza un gioco dove non è. Molte persone vedo che fanno la gara a padroneggiare il prima possibile, no? come se fosse una mancanza non aver padroneggiato il prima possibile una classe. In realtà, c'è modo di arrivare a livello tipo 28 che sono... Scusa, 27, che sono tre classi al 9, quindi non hai padroneggiato nulla. E in realtà, è un parco di opzioni incredibile. Um, ma io l'ho padroneggiata molto tardi Kalia eppure era forte sì, non, no, no, non... ma non è che non l'hai padroneggiata cioè non è vero che non l'hai padroneggiata un livello, no? Dico, mm. non ha sono arrivato a mangiare sì. il decimo livello di Kalia eh, subito prima dello scontro finale però e... non è che la giocata prima era scarsa e ci ha risolto la giocata è eh? quella eroica tra l'altro sì. la scelta sì, di sì, quella no, però... ha fatto tutta la differenza eh, prima di far rispondere, comunque, Trix alla domanda che ha fatto Andrea. Eh, Un'altra cosa che ho notato che fa Trix è un sacco figa: Tipo, quando dal nome di May ha desunto. Che probabilmente allora linara. aveva nomi a tre lettere, sì, sì. iniziare a dare nomi a tre lettere Linara. Questa cosa, raga, cioè, è forte, no? Sì, tanto. Perché una di quelle robe che io non credo che tra dieci anni sì. mi sarò diverso. Saprò nel mio cervello ciò che l'Inara, che magari non mi ricordo più, ma chi sono da dieci anni, Hanno nomi di tre lettere. La, la cosa è stata perché eh, Mei si chiamava Mei, suo fratello si chiamava Jun, e, e quindi... Comunque, nel senso, io eh, non l'ho mai detto, ma il fatto <ride> che May avesse un nome di tre lettere, June pure, l'avevo fatto apposta, quindi ci sta. E Trix l'aveva presa. Forse, forse ne abbiamo anche parlato, non mi ricordo. No, non ne abbiamo parlato mai. Forse dopo. Forse dopo forse che forse hai... Do forse dopo. Eh. Dopo la battaglia con June, perché c'avevamo June e poi noi avevamo dato i nomi di Zoe e Ada alle... No, il fatto che avessero tutti tre lettere l'abbiamo stabilito uh... Ah no, sì, 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 è vero La, la battaglia con mia, la prima, hai ragione e mm -hmm. Poi io non so se Chiara Tu l'avessi pensato come una cosa di famiglia Loro, io, oppure in generale Io inizialmente l'avevo pensata Solo come una cosa di famiglia Cioè tutti i familiari di eh, In realtà era una cosa dell'accampamento Di Mei sì, e June. Sì. Mentre di invece poi Triex l'ha estesa A tutti gli Nara okay. Che ci stava comunque tanto ed è, ed è stato molto utile per, per, per i tre progenie che avevano tutti i nomi che erano eh, tre progenie quanto tempo ci ho perso eh. <ride> andiamo alla domanda no. di sì. Andrea la domanda è appunto quando ho preparato i combattimenti con cosa l'ho fatto allora eh, lì dipende eh, perché i primi combattimenti che ho fatto io non avevo bene idea di che cosa erano in grado di fare i pg perché sì, avevo le schede, ma. Mm, in prima parte come funzioniamo? Boh? Esatto. Eh, quindi in realtà i, i primi io li ho fatti basandomi principalmente sulle immagini che trovavo uh, su Wakeshik. cioè su, sul pack di art che facevo. Tipo, sapevo che andavano nella foresta, quindi ho guardato tutta la roba della foresta. Ho trovato que, que, quel fungo bellissimo e ho trovato gli altri uh, gli, gli altri funghi con, <ride> con le pistole eccetera ho detto questi possono essere dei buoni mob per un per, per, un per capire periodo. come dove andiamo esatto poi, <ride> e poi quando e, e quello è funzionato così anche per altre cose tipo eh, il tarlosauro il lupo mannaia mm -hmm. e il gristallo anche quelli sono arrivati perché ho visto quelle immagini ho detto queste sono belle e poi guardando l'immagine ho detto cosa è in grado di fare questo e da, no, lì, no. E da lì facevo poi comunque eh, te tenevo conto dei vari eh, dei vari tipi di scontro ci possono essere per esempio eh, in um, lo sconto con morgana avevo trovato quelle tre immagini e ho detto ok queste sono probabilmente eh, sono tre soldati che fanno cose diverse. Eh, e quindi poi dopo andavo a costruire in modo tale che facessero cose diverse. Eh, a volte andavo a guardare, cioè soprattutto all'inizio andavo soprattutto a mettere le vulnerabilità che sapevo che sapevano sfruttare. Quindi quando, quando May ha iniziato ad avere tipo la danza che, che poteva rendere i danni di aria, allora c'erano i danni di aria. Poi ci, ci mettevo sempre comunque qualcosa che... Potevano esplorare in, in, in altro modo. Eh, di solito la, la mia cosa non era fare degli scontri difficili, ma fare degli scontri che fossero interessanti e avessero un, uh, un qualcosa di particolare. Infatti, cioè, a un certo punto ho anche sperimentato, tipo, lo, lo sconto con Vanessa, o ho inventato dei nuovi elementi per l'invocatore. Molto figa quella battaglia tra l'altro. Secondo um, me, poi, poi, appunto, Vanessa aveva tutte le cose che erano con Otto e, e, ed è stato orribile perché dovevo fare i. era un'idea figa, ma difficile da gestire. Sì, esatto. E io mi sento di dire che l'unica volta in cui, da Master, ho fatto uno scontro pensando devo mettere in difficoltà il mio party anche perché avevo Chiara, che era un personaggio che sì, sì, sì. <ride> una potenza micidiale, è venuto uno scontro noioso. L'unica eh. volta in cui ho pensato, devo fare una cosa che è difficile perché ho pensato, in che modo posso mettere in difficoltà? E avevo fatto sto personaggio che volava, e se non caricavi l'orologio eh sì, sì. non poteva scendere, poi li potevi fare un colpo, però eh. non faceva molti danni. Che, che, no. che palle, cioè, uno sconto di io 9 round <ride> per tirare giù questo lizio, mentre quelli di Trix sono sempre stati freschi. Non ci sono momenti in uno scontro che ho pensato? Oh mio dio, voglio morire! Come mi succedeva negli scontri di DD3 e mezzo? Quello, quello più lungo è forse stato quello contro. Eh, cioè A parte quello contro eh, il vulcano, che comunque è stato. Ne eh, tre fasi. Eh, però lei dice in tante fasi, quindi non, non è stato noioso. Quello, quello che forse è durato di più è stato contro. Eh, Corax. Perché Lì. Corex è un campione 4. Sì, eh, in più era tutto schidato sulla difesa, esatto. però è stato uno scontro che non è stato noioso. È stato sempre divertente anche sul filo. Più di una volta eh, mi ricordo che ho rispetto. Quell Quello, Corex, per esempio, Corex no, l'ho fatto esattamente tutto sulla difesa, perché lui ave aveva deciso sì. che aveva questa, questa fama di non essere mai stato colpito e quindi ho detto questo deve avere tutto sulla difesa e infatti aveva tutto sulla difesa ma non sulla difesa magica perché se ve lo ricordate la sua difesa magica faceva un po' schifo e insomma dice che Andrea per me è stata usata per davvero ah sì sì ma perché sì, io perché noi, detto... siamo, noi siamo stati molto bravi e abbiamo skippato direttamente tutta la fase 1 del boss andando direttamente alla fase in cui ci menava più forte che è durata al doppio <ride> Eh, però aveva senso, scusa, uno scudo fortissimo è breccia, proprio forza. Cioè. Ma ehm, io non mi sono fatto problemi a, mettere, a mettergli lo scudo forte, l'armatura forte, perché tanto avevi breccia. Eh, ma così è un come, fattore, è ma un così come quando, quando May, ave, non mi ricordo se Mei ce l'aveva dall'inizio la, il contrattacco, ma comunque quando ho capito come funzionava il contrattacco, Ah, quello contro le. Ah, fuoco incrociato davanti? Sì, fuoco incrociato. Ah, ok, scusami. sì. Eh, ah, a, quel, a quel punto cioè, cioè, ho iniziato a mettere la roba che andava a distanza, tanto eh, sapevo che era in grado di. di, di contrattaccarlo, contra poi. Eh, eh, ma ho fuoco giocato molto, tutto dopo, eh? ho giocato molto anche, appunto, sulle, sulle vulnerabilità, eccetera. quindi. Cioè All'inizio sì, c'era roba che aveva vulnerabilità a fuoco, poi dopo, per esempio, Jun mi pare che avesse un… Jun aveva l'anello che gli faceva a resistere. Aveva l'anello che resisteva, eccetera. E anche lì, eh, que quella è una cosa interessante perché avrei potuto mettergli che semplicemente aveva resistenza. Però, in quel modo, dandogli quest'anello, ho detto che lui si è preparato per affrontare Kalia. Anche sì. perché, non aveva, perché una persona normale che non si è preparata giù, comunque un umano esatto, esatto. dovrebbe avere il senso del fuoco. Non è che è bocca di fuoco. Tu può, dici, essere, beh, può essere di... perché in realtà gli umanoidi coprono anche cose come tipo le persone ape o cioè può essere. Però lui sì. era una persona tipo sì, sì. me e non era un mago del fuoco, non era un no? No, no fuoco esatto. Fuoco. esatto. Di solito è quella roba lì. È tipo o perché hai una, beh, può anche essere magari tipo dove sei cresciuto, tipo una... mh, qualcuno che è cresciuto in un in un popolo che sta in una zona innevata molto fredda magari ghiaccio. resiste il ghiaccio no? e... mm. però una, una cosa che, che volevo elaborare su quello che diceva prima TriX in particolare anche quando ha parlato del numero di fasi eh, del, dello scontro con bocca di fuoco no? e Chiara ha detto ok però cambiavano è perché c'è questa parte fondamentale che se tu no cioè tu devi avvertire un senso di progressione Uh, è come il discorso che è vero che il boss ha magari tre fasi man mano che perde vita in un videogioco e le fasi successive ti menano di più, ma il semplice fatto che tu l'abbia fatto arrivare a un cambiamento fa dire al tuo cervello: Ok, sto facendo dei progressi, no? Eh... Perché non basta vedere la barra della vita che scende. Non basta vedere la barra della vita. Non basta più, esatto. Anzi, è tediante secondo me. Cioè, solo sì. la barra della vita, secondo me, è meno interessante. Sono d'accordo. Infatti, infatti, molto spesso vedo, eh, ad esempio, prima parlavamo di Xenoblade. Io non riesco a farmi venire voglia di giocare di Xenoblade perché vedo queste barre della vita che perdono danni continuamente, ma sono eterne. E eh, a volte non c'è un cambiamento di tattiche o strategie per lungo tempo durante lo scontro. E se tanto devo ripetere una cosa dieci volte, fammela fare cinque volte con magari degli stake più alti se sbaglio a farla. È il motivo per cui eh, non mi dispiacciono i boss eh, molto aggressivi, mentre invece non mi piacciono quelli che. Sei arrivato al quarantesimo round e eh, sì, eh, ho perso e adesso lo devo rifare tutto uguale. Eh... Ma è il motivo per cui avevo sbagliato a fare il combattimento col tipo che volava <ride> perché c'era una combo per tirarlo giù e eh, se non facevi quella combo per tirarlo giù non lo attaccava nessuno, eh, poi era sempre uguale. C'era eh sì. un esatto. team che dopo due volte non esatto. Palle. E è molto meglio piuttosto mettergli una roba che, che... faccio un esempio che, che è spuntato sul mio Discord. Un PNG che ha 99 su entrambe le difese, fino a quando non è eh, contemporaneamente affetto da almeno due status mentali, no? Quindi eh, mm -hmm. confuso, scosso, furente. In quel caso, gli tornano le stat normali. Questa roba qua è un muro, ma ha una cifra talmente oltraggiosa che. Chi studia e vede 99 capisce che c'è una gimmick. Game... Cioè, sì, sì, non sì, è sì. del tipo, ah, è 16. No, è 99. È palese che devo fare qualche cosa. Sì, e... ma, ma questa cosa funziona <ride> perché Intralcio a livello di difficoltà fisso. Questa cosa 10. funziona perché Intralcio, esatto, ha una difficoltà fissa. E... Oppure ci sono mille altri modi che, che possono infliggere status senza, no. tipo, le invocazioni non devono colpire, colpiscono in automatico e mettono status. Per questo fanno meno danni. Eh, e, ma... e, e no, e queste robe qui sono, sono interessanti e mi rendo conto che cioè io potrei scrivere altre 100 pagine di manuale, ma la verità è che tocca guardare quello che hai scritto e dire, ma sinceramente, se io ci dovessi giocare contro a questo, sarebbe, sarebbe stimolante. E, e, e ovviamente le risposte possono variare eh, da persona a persona, perché c'è gente che adora i boss di Elden Ring mentre io li, li detesto. E, e, e viceversa, c'è gente che trova insopportabili quelli di Bloodborne, mentre a me piacciono molto di più. Quelli uh, sono gusti ci sarà un gioco in cui avrai le, tipo, uno dei miei che sono i di... boss che hanno veramente 600 punti ferita. Cioè, puoi trovarli tra lì. Tra l'altro, sai qual è uno dei miei boss preferiti di, di Bloodborne mm. Padre Gascon. Perché? Perché è, 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 è il tutorial e il secondo, è il, è, secondo. Il, secondo. È... il primo sì. è Clerk Beast. Mh. È opzionale. No, non mi sembra che sia opzionale. Sì, sì, è, è opzionale. Il primo vero... Puoi non fare Eric Beast mai nel gioco. A saperlo prima mi sarei evitato tante di quelle bestemmie su quel minchia di ponte. Va bene. <ride> Ed è bello perché, perché ha, ha letteralmente tre fasi. È un boss a tre fasi, però ha, a barra sì, singola, sì. E, e tu lo senti uh -huh. che la difficoltà inizia a scalare quando. Sì, sì, sì. quando... E poi c'è quella gimmick bellissima del fatto che se ti metti a suonare il Carion diventa stunnato. Perché eh, il carion. Più che altro della, è un boss che non puoi battere se non hai interagito con la meccanica di uh, regain e se non sei aggressivo come il gioco vuole che tu sia. Uh, e, e qui torno al discorso di Fabula. Per fare bene i PG. Bene per, per farli nella maniera in cui te la godi di più, eh, perché non è una gara chi fa le cose per sette, è, è, è semplicemente un volersela godere. E... tocca avere un po' identificato quelli che sono le manopole di difficoltà e di eh, azione maggiori nel gioco e queste cose qui sono sì il sistema di vulnerabilità gli status moltissime persone sottovalutano che uno status è anche un meno due di difesa spesso ed è un debuff molto serio della, delle probabilità del, del nemico perché Fabio essendo un sistema a due dadi se tu tiri giù Uh, uno o oh, Dio se ne voglia entrambi i dadi di un test, stai mazzuolando fortissimo il, ah, il risultato statistico. abbiamo e... e... comunque la domanda di: cento... e... Scusa. Esatto, esatto. Volevo, volevo agganciarmi perché ci sono queste cose qua. No? Quindi anche il numero di azioni, il fatto che Triex abbia messo raramente il turbo mega campione con tanti punti vita a cui non scendono mai i turni nel corso della... del conflitto. Um... Queste qua sono le basi. Ed è il motivo per cui io consiglio sempre molto di sperimentare. A volte vedo il, il game master che arriva e dice: Ok, però prima di mettermi a pensare alla al boss gi gigante e a farlo con le parti separate, preferisco farlo semplice e farlo campione 5. Quello in realtà è un ottimo modo per perdere la voglia di giocare. Ehm, perché in realtà è meglio farlo più complicato perché in realtà lo stai facendo più semplice da gestire. Ehm. Sì. Um, perché sono tre PNG? Perché sono 3 PNG ed è vero che è più complicato da gestire, però avrai anche l'elementalista che quando ti fa Ignis su tre bersagli eh, ha fatto 90 danni di progresso nella battaglia, non 30, no? Sì, sì. E e, Poi certo, e... se tutto il tuo party è costruito per fare nuke single target, sarà probabilmente più facile un campione 4 rispetto a un campione 2 e due soldati. Sicuramente Però... va valutato, ma di solito un party ha entrambe le cose ed è quindi importante che possano brillare entrambi. Torno alla domanda di 107 che dice giustamente… Quanto si può andare avanti e inventarsi gimmick prima di finire le idee? Perché dopo un certo punto, se non ci sono gimmick, le battaglie diventano uno studia e attacca la vulnerabilità prima che puoi. Eh, eh, all allora, a parte che i gruppi che sono più alle prime armi, già identificare la vulnerabilità e attaccarla prima di perdere, eh, a volte faticano. Quindi bisogna molto vedere chi hai. Al tavolo con chi stai giocando, eh, cioè io molto spesso quando faccio le demo in, in fiera non vado a mettere il turbo mega boss, vado a mettere un boss che ha due vulnerabilità, magari le scambia e ho costruito un gruppo di pregen che quelle vulnerabilità devono solo capire come cambiano e poi dopo lo mazzuolano fortissimo, cioè hanno una cosa da comprendere durante, durante la scena. Chiaro che se invece hai il gruppo che si è fatto la build dove c'hanno triplo offendente tutte le stack di danni cumulativi, ignorano le resistenze e l'immunità perché fanno danni senza tipo, grazie all'arcano della spada, e si accelerano e ti fanno un tritacarne da 120 danni per turno sul DPS. È tutta un'altra cosa, no? nel senso. Ehm... Però se hai quel tipo di parti, vuol dire che stai giocando. Oh con gente che lo mastica e lo caga proprio cioè eh... hai gente che si è tutti personaggi sì. di in realtà no poi no. ci sono sì. persone che hanno una mentalità molto per le combo e non hanno non masticano nient'altro del gioco quindi sono comunque eh, le loro prime armi con tante altre, con tipo i punti fabula o eh, la suddivisione delle autorità narrative però invece quando si tratta di essere efficienti con i numerini spaccano tutto il problema principale è quando è solo una persona che è così eh sì. e tra l'altro non solo è solo una persona ma ho visto un sacco di gente che ragiona solo sul proprio personaggio e questo per sì, è quello che Sì, tu avrai il tuo personaggio ottimizzato a, al 100% di tutto ma c'è il punto che gli scontri sono di gruppo cioè non sei da solo contro i PNG. E la cosa peggiore che può succedere è che questa persona con tutta questa competenza numerica sia anche il DPS. Perché eh, e ulteriormente incide sulla percezione che stia carriando il gruppo questa persona e che gli altri non stiano facendo nulla. Eh, io, infatti, che sono una persona che tende a saper lavorare di numerini su fabula, eh, in parte perché le interazioni le ho scritte, ma non pensate che io conosca tutte le interazioni di quel gioco, cioè mi, me, me, ne perdo a volte, ma mi piace giocare i support. Perché ritengo che se sei eh, la persona con quel tipo di mentalità, giocare al support fa sì che in realtà spingi tutto il party ma poi la chiudono loro. Quindi c'è una sensazione un po' più. E, sì, ecco. Parti di livello 30: medio essere tipo e giocare oltre il livello 30. Il gioco ha un livello dal 5 al 50. I JRPG hanno livello di solito dall'1 o dal 5 o dal... fino al 99. Ma tu a che livello chiudi la trama di un JRPG? Uh, anche a 40, 50. Se, se, secondo me, tipo, con la maggior parte a 45 mm. puoi già arrivare al boss senza finale. grindare in maniera puoi... disgustosa. No, ecco. Magari non ti puoi giocare le... le battaglie contro la Emerald Weapon, però, vabbè, esatto. Sì, e diciamo che Fab... il minimo necessario per chiudere la trama senza. Tabula fa questa cosa qua. In realtà, il livello 30 e... È... Cioè, è facile, no? Fai fratto 2, quindi il, il livello 30 di Fabula sarebbe il 60 di un JRPG e anche in realtà la, il, il livello 20 e 40, come diciamo scalini, sono il cambio di CD tra virgolette. Mm -hmm. eh, questo vuol dire che il gioco, se tu stai giocando oltre il 30, sei nel post-game dal punto di vista della follia di combo che, eh, che puoi mettere su. Quindi, da un lato, è normale che si sbagli sballi. Eh, Dall'altro mi rendo conto che le gimmick da un lato possono sembrare un barare, cioè sembra che è, è, è delicato. Cioè penso anche alla gimmick che ha fatto 3x eh, dove eh, per parlare, no, con i tre, eh, a me viene da dire Sì. Alperi. Eh, Alperi. C'era questa cosa dell'occhio che però si riformava ogni round e se TriX rispondeva e dava come risposta definitiva che l'orologio non poteva andare avanti finché l'occhio era formato, questo era un errore. Ok? Cioè, metto in chiaro che io non è che mi sarei messo lì a puntare i piedi e dire questo è un no, errore, no, però sì. ma sarebbe stato un errore perché avrebbe sostanzialmente sbarrato la via a quasi tutto. Quindi il punto non è... La gimmick o quante idee per la gimmick. Ehm, ma il punto è eh, che la gimmick deve essere non troppo limitante. Non deve creare una routine, come diceva Gabe. Eh, poi, tra l'altro, adesso guarda, vorrei fare anche un giro di gimmick che magari voi giocando nei videogiochi o cosa avete trovato soddisfacenti. Chiudo solo dicendo: la gimmick non deve rendere lo scontro necessariamente difficile. Deve rendere lo scontro qualcosa che ti richiede di ingaggiare lo scontro da un punto di vista psicologico. Cioè, la soddisfazione della gimmick non è merda se non la facevamo tutta giusta, perdevamo. La soddisfazione della gimmick è: ah, ok, wow. ah, figo. Cioè, ah, è così Invece di farla hard way, siamo riusciti a trovare un modo per... Lo vedo un po' come costruire un Lego, no? Cioè, non è che può esploderti se sbagli. Cioè, ci sono le istruzioni, la soddisfazione è vedere quali passaggi portano, no? E la scoperta di vedere come si costruisce questa cosa, come si arriva... Poi comunque giocare a fabula è fatto di gimmick slash spedienti o routine, cioè tra pg... Noi sapevamo che c'erano delle cose che funzionavano, sapevamo che c'era il momento in cui Kalia doveva parare, era vicino al momento in cui Kalia stava per aspettare il round, per esempio. Questa è una routine, no? Che senso mm, ha che mi claro. brucia la parata all'inizio ehm, e poi non me la posso recuperare più. Sapevamo anche molto spesso che c'era un ordine in cui conveniva far andare Mei e Iris, che spesso era prima Mei e poi Iris. Comunque. Per certe combo che facevano. Sapevamo spesso che conveniva lasciare di per ultima, soprattutto dopo che è diventata comandante, eh, che ha fatto un certe cose. Quindi eh, ci sta. Cioè, giustamente, poi un parte a un certo punto ha delle cose che fa, e quindi ci sta che noi diciamo, le sfruttiamo e Rai, ma, eh, sarebbe anche sciocco <ride> non sfruttarle a un certo punto. È vero che poi a sì. un certo punto può subentrare della noia, cioè, io sì. non so questi personaggi quanto sarebbero quanto a lungo sarebbero stati interessanti da giocare perché Ma questo è, devo che... onestamente beh, a parte che se, lo, lo vedo sempre quando gioco nel senso che non c'è stato un unico personaggio che ho giocato in, in 14 anni che gioco che avrei giocato per sempre vabbè ovvio eh, per quanto riguarda Mei, io ho sentito proprio che l'arco del personaggio era, arriva era arrivato alla fine dopo aver parlato con Jun ad Even. Cioè, lì per me, comunque, sì, Mei sarebbe andata a combattere con contro Ededet insieme alle sue amiche. Però comunque il personaggio era finito per me. Sì, così come l'arco di Kalia si è chiuso quando ha sconfitto Korax, il suo personale. Poi, ovviamente, Kali aveva tutti i motivi per continuare a seguire il resto delle ragazze e andare a menare Edet. però e il suo problema. Con la giustizia e con quello che è stato risolto. Sì, diciamo che se dovessimo fare, cioè, mai ipoteticamente, quella seconda, diciamo, quel, quel sequel, io non so se giocherei mei, eh, e se giocassi mei, dovrei crearle un altro problema. Ovvio, Ma è stato secondo, Ma secondo me, me qua. Nessuno di noi giocherebbe il suo personaggio. Sì, io non parlavo però di narrativa, io parlavo proprio di ti annoi perché le tue routine tattiche sono diventate le stesse e le opzioni sono sempre le stesse. Allora, nel okay. mio cervello io non mi annoio finché c'è un narrativo aperto. Ok. Quindi... Anche per me, nel senso, difficilmente nel combattimento io mi annoio se so che quello che sto facendo ha un senso narrativamente. Se è importante, eh, posso, ok. Posso invece annoiarmi se il mio PG è una schifezza. Cioè, se magari ha una bella storia, però fa proprio cacare in combattimento. Cioè, per dirti, io posso davvero farmi eh, una intera sessione di, di combattimenti a routine e non mi annoierò se so che la storia mi piace. E che poi okay. succederanno determinate me, cose. Eh, mentre mi annoio in un combattimento, non se il mio PG ha delle routine, eh, ma se il mio PG, per esempio, è Skype, proprio non ce la può fare. Ma questo in fabula. Sei tipo il ladro di Final <coughs> Fantasy 1. <ride> Ma questo in fabula non succede. Un'altra eh... cosa che magari mi farebbe annoiare è se il party non ha nessuna sinergia. Alla seconda giocata vorrei morire. Mamma Quello è una. molto più facile che succeda. Io ammetto che. Um, è uno dei motivi per cui, appunto, ved vedo molta gente proiettare questa aspettativa che bisogna arrivare al 50 no? in una campagna di fabula. Eh, e. No, nel senso, in realtà bisogna arrivare fino a quando reggono la, la narrativa, appunto, e anche però la voglia meccanica di giocare con questi personaggi. Eh, mi rendo conto che può esserci questa disconnessione tra eh, qualcuno che ha un personaggio che tecnicamente si risolve molto presto e qualcuno che invece ha un personaggio che si risolve molto avanti, eh, meccanicamente parlando, proprio. Eh. E. E secondo me, infatti, è proprio sbagliato fare theory crafting quando vedo tipo le build di livello 30 o 40 su Fabula. Eh, io, sono, io sono del tipo: fai qualcosa che funziona a livello 5 e poi cresci organicamente in base alle tue necessità, no? Eh sì, perché eh. sennò sarai subottimale proprio nel momento in cui la campagna è nel vivo, esatto. Perché la campagna è vera, cioè è, è, è una delle cose eh, in realtà che, che dice eh, Mike Shear nel guida del, del Dungeon Master Pigro. Dice se tu hai un'idea figa, la usi la prossima sessione, non la usi tra 10 perché non sai se ci saranno le prossime nove, Sai che c'è la prossima. No, eh sì, esatto. vero, <ride> e, però mi interesserebbe sapere quali sono delle gimmick che, che vi hanno intrigato. Eh, nel, ma notte nel... O dei mob? Dei, de... Nei videogiochi possono anche non ah, essere no, videogiochi, ma eh, che, che, vi che vi hanno fatto dire. Ah, questa qua... Cioè, sono proprio felice di averlo risolto, sto boss. Mm. Allora, io considero che io molto spesso gioco con le soluzioni, perché okay. non ho il tempo di, di stare a batterci troppo la testa. O meglio, di solito provo no. tipo uno o due volte e poi al massimo vado a vedere come, come funziona. Tipo, a, par a parte Dark Source, che di solito la, la strategia è get good... <ride> <ride> eh, per, però, tipo persona 5 io provavo, tipo il, il boss, eh, e poi tipo devo vedere come si batteva, eccetera, con, con Final Fantasy 7 Remake, a una certa, cioè, tipo, gli ultimi, i boss l'ultimo capitolo l'ho fatto tutto coi i trucchi perché non c'avevo cazzi di, di stare persona lì persona 5. A... Comunque, secondo me, c'è solo un boss che è veramente antipatico. Ed è Okumura perché il timer. Mm. Ha ah, quel timer se timer... scendi ti giù, perdi. Eh, guarda, quello è un ottimo esempio, secondo me, di la gimmick c'è e forse potevamo non mettercela, perché in realtà quel timer è generosissimo, ok? Una volta che tu hai capito il boss, tu... quel timer è ridicolo. Eh, perché poi dopo la scena, de... la corsa che devi fare è tutto, cioè ci metti veramente 5 secondi. Eh, Quel timer però te lo fa vivere male perché ti mette la pressione sì. psicologica che c'è. Il timer sarebbe la stessa cosa di mm -hmm. mettere un boss eh, in, in fabula. L'equivalente sarebbe mettere un orologio da 10 sezioni che quindi non si riempirà mai. Cioè, si riempie soltanto se proprio il gruppo è iperpassivo, ma quell'orologio non è interagibile cioè non puoi alterarlo sì. Con. è molto meglio mettere un orologio da sei sezioni su cui puoi interagire perché ti mette della fa pressione non ma, ma non ti fa mai percepire di non avere opzioni per arginare. ma infatti no? non ho capito perché hanno fatto questa cosa perché proprio fatta ma l'unico secondo me boss poi odio pure quel, quel dungeon in generale eh, sei tra tutti è il più <ride> mh, antipatico è quello che tutte le volte che ci arrivo dico ah in realtà però quello che odio di più non è nemmeno quello di Kumura, sai. È No, a me, a me piace quello di Shido. È La banca. Anza, è la banca. E mi dispiace oh, perché lì... Sì. Sì, mi dispiace un sacco perché lì c'è Ma Makoto che è un personaggio bellissimo che fa il suo ingresso, però quella banca, quel cavoio non lo sopporto. Ma anche Infatti, a è, sono, è, è molto noioso visivamente, anche come ambiente. È una noia, c'è è È una, noia, cioè, è tutto è una banca, eh, quindi... Però... Se lo paragoniamo alla bellezza del castello, di di, del castello oppure di quello di Madarame, ma anche di quello di Shido, dai. Ecco, a proposito di gimmick, ad esempio, è interessante, sì, sì. Eh, ovviamente. 107, se non vuoi finire le idee sulle gimmick, tu ti vai a giocare o guardare gameplay di JRPG, e credo che più o meno. C'hai un rifornimento a vita. L'altra grande, sì. grande cosa è non sopravvalutare la capacità del tuo gruppo di riconoscere una gimmick. Perché a volte basta cambiare gli elementi della gimmick e già non la vivono come la stessa. È vero. Oppure è vero. la stessa gimmick messa su un campione piuttosto che su un campione centrale con degli arti soldato e la gimmick si innesca solo quando gli arti non ci sono. È già un boss diverso. Cioè, comunque, sì, sì. io ce l'ho per sì. rispondere alla tua domanda. Ehm, è una cosa che mi piace vedere Chiara lo scontro finale con Simur. <ride> di stavo per dire io. 10, lo stavo per dire io. Che, che prendente, cambia di continuo le difese. È stato un momento di gloria esatto, e Chiara aveva trovato un modo per utilizzare le pozioni di Riccu per no, Io facevo in modo di caricare la barra turbo di Riccu perché avevo tutti i turbo sbloccati. Cioè, in modo di caricare la barra turbo di Icco in, mo in modo da fargli il cocktail che dà resistenza a tutti gli elementi per una volta. Mm. E quindi, praticamente, Simur cambiava elemento, e mi faceva il danno di fuoco. Io, io vorrei fare un gestaccio verso Simur. Stavano bannando la Instagram, di... <ride> eh, Simur. <coughs> allora, 107 ha scritto una cosa: ha scritto: nel dubbio, la gimmick si schippa con un rituale. Allora, eh, sì. Non così facile. Ma... Ma eh, no, costano i rituali. No, non è solo quello. È il procedimento psicologico che porta il tuo gruppo a dire, non voglio vedere questa gimmick e esplorarla, voglio schipparla con un rituale. Cioè, Quello è un exploit eh, ed è la stessa cosa di giocare con i cheat, come diceva TriX. E giocare con i cheat lo si fa quando il gioco sta fallendo. E nel caso di un gioco di ruolo il gioco può, può stare fallendo o perché il GM ha messo appunto una gimmick del cacchio che è unidirezionale, eh, ma attenzione, cioè il GM non è un è battle designer esperto che lavora a Square Enix, è una persona che sta giocando. Ma spesso eh, anche il battle designer esperto che lavora a Square Enix si mette Fa la delle schifette, semplici. no, esatto, esatto, esatto. Eh, la TriX la possono assumere come senior, secondo me. Ma è perché no, la verità è che un lo. battle designer di Square Enix ha meno tempo per progettare le cose di quanto ne avesse 3x. Esatto. Eh, no, però tornando un attimo, seri um, è, è sempre quella questione di potere, no? Uh, è come il discorso di io posso spendere un, un punto fabula per uh, far. Ne, ne parlavamo oggi che c'era uno scenario di, di, di campo di grano. Uh, ecco, non voglio combattere con questo nemico. Non hanno neanche fatto in tempo a capire che c'era. La mia domanda è: è un non canto. voglio combattere con questo nemico, nel senso di non è il momento narrativamente, o, ora dobbiamo scappare oppure è non ho voglia di, cioè non mi interessa, perché sono due cose molto differenti e eh, se non c'è un interesse, ah, niente violenza a questo giro è molto bello invece. Cioè, se, se un. Noi ci parliamo, cioè tecnicamente noi abbiamo skippato parte del conflitto con gli angeli che aveva preparato Trix mm -hmm. perché abbiamo deciso di parlarci, no? Cioè, quella cosa funziona molto bene, è molto bella e la puoi fare. In un videogioco la puoi fare solo se è previsto dal battle designer, che tu faccia quello, sì. qua invece lo puoi fare sempre e essendo formalizzata con gli orologi non è scontata, cioè devi reggere fino a quando non porti a termine. Que quella cosa lì funziona io ho avuto un caso simile nella prima campagna dove ho buildato la prima villain eh, per praticamente 18 sessioni e poi loro sono arrivati dalla villain e siccome avevano visto delle scene del GM in cui la psicologia di questa villain era emersa loro come giocatori hanno detto noi proveremo innanzitutto a parlarci e che è certo un uso di conoscenza di metagioco, cioè è il classico caso di sono talmente fan di te Villain che invece di menarti, adesso io prima di tutto ti voglio parlare. e, e la cosa succede... parlare con te, non sarebbe cambiato niente. No, vero? <ride> no, perché Sefirot è un maschio tossico con il, il, il torace nudo. Quindi <ride> non parlarci con gli abdominali <ride> esatto. e anche globali. Comunque, una cosa che vorrei dire: oltre al fatto che è giustissimo, quello che mh, eh, diciamo che hai detto tu, Emma. Eh, a volte ci sono certe cose di un gioco... Scusa, no scusa, continua, ti ho messo la mano qui perché praticamente avevo visto, avevo visto la domanda di 107 e, e ora stavo, stavo pregustando, però ora ti ho messo la mano così non per interromperti, continua. Eh, dicevo, um, i Forged in the Dark eh, a me fanno un effetto un po' peso. A volte mi piacciono molto, altre volte no. Il loop del gioco dopo un po' di giocata mi secca. Perché sono missione, downtime, free, free play, missione downtime, free play, missione downtime, free play? No? Quindi mi diverto un sacco le prime giocate e poi mi viene un po' così tipo, palle. E mi ritrovo magari a volere giocare un casino le parti di free play o le parti di downtime, ma mi viene la febbre a pensare di fare il colpo. Questa è una questione proprio di gusti mia, no? Perché a noi piace il drama. Per esempio, <ride> penso, ora allora mi devo fare il tiro d'ingaggio e poi andare a fare la cosa, io voglio andare a parlare con lo Scarlock, non voglio tirare per vedere se riesco a derubarlo, eccetera. Se quando provo questa cosa, so che non è colpa del gioco, è colpa mia, no? Cioè, sono tipo io che non sono la persona giusta per fare una partita di 30 sessioni. Che poi, vabbè, pure lunga di blazing the Dark. Sì, oppure questa infatti, sera, tra l'altro, sei... cioè... infatti, Blaze the Dark ti dice stesso che non è pensato per campagna. Perché, sì, infatti, dopo 10 sessioni dovresti chiuderla. Il gioco ti sì. dice che in teoria l'intervallo di gioco è 8-10 sessioni. Cioè, Al massimo no, no, fai pausa, lunga, cambi stagione ci torni, magari un annetto dopo. La più giovane che abbiamo fatto era di 9, se non sbaglio, ed è stata molto bella. Eh, però, eh, se... Ma anche lì io non avrei continuato a giocare la stessa banda dopo, perché per me la banda era conclusa in quel modo lì. Eh, però se sei un giocatore che magari prova nei confronti di Fabula quello che, pro che stavo provando io alla decima sessione di Blade's o di un Forged. E allora, inoltre, cambiare gioco, no? Tipo, non voglio combattere, preferisco farmi una gimmick, cioè farmi un rituale per schippare il suo combattimento, così poi vedo come va la storia. Sì, parlarsi, parlarsi chiaro. Ecco, eh, proprio oggi parlavamo, tra l'altro, delle, delle distinzioni di approcci al gioco. Noi parlavamo del, del giocare per essere lì con delle persone oppure del giocare per voler esplorare il gioco. Molto spesso un gioco viene scritto... Per, per andare nella direzione di uno di questi approcci e Fabula è molto nella direzione di è un gioco da giocare finché tutte le persone hanno voglia di giocarlo e se per un certo gruppo questo significa fare una campagna di 10 sessioni è la scelta giusta da fare cioè il pun... non hai completato il gioco se sei arrivato a livello 50 da nessuna parte c'è scritto che questa è la condizione di vittoria hai completato il gioco se eh, ne è venuta fuori una storia memorabile hai passato del bel tempo assieme Aggiungo come plus valore i personaggi sono stati coltivati sia gli antagonisti che i protagonisti. Ma bona lì, cioè, se hai anche chiuso al livello 23 con tre classi non padroneggiate, no, no problem. Sì, sì, tanto di cappello per essere riuscito a chiudere una campagna, esatto. esatto. Sì, sì, e su questo, la domanda è tornando a voi, dopo questa campagna, cosa vorreste giocare? Mm. <ride> allora... C'è qualcosa che eh, bolle in pentola e eh, eh, non è eh, lo, lo stufato di Bomili. Ma no, eh, quello già è stato servito. E eh, non è lo stizzone. E eh, non è lo stizzone che fa la sauna. Nel senso che eh, quello che penso di poter dire... Ma che questo parte torna. è che questo parte tornerà. Con una persona in più. Ci poi. sarà un que questo, questo, que questo gruppo di persone. Non, di, di fa sì. Sì. non sì. i personaggi di favola noi, questo gruppo noi di persone, persone. Che, che vedete, quindi eh, io Giuseppe Trix Chris e eh, Emma torneremo con una persona in più che non vi diciamo chi è perché eh, mm -hmm. ci piace mantenere un po' di segreto. E torneremo a giocare a settembre. Cioè, in realtà anche continueremo, giocheremo sempre, a, 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 giocheremo a settembre sempre. torneremo a fare una campagna lunga, ecco, una campagna lunga come questa mh, a settembre, non vi diciamo cosa. Ma sarà qualcosa di beh, completamente, è, diverso. È completamente diverso da Fabula. Stiamo preparando le cose abbastanza in grande, nel senso che già abbiamo fatto del, della roba a e differenza della campagna di Fabula. Vedendo comunque che eh, una cosa che ci aveva messo un po' in difficoltà, era il fatto che, giocando le due settimane bastava che ci fosse un guaio nel mezzo, spesso anche un guaio mio. No, perché magari la col con gli americani al alle... lavoro. Dici, oh cavolo, vabbè, ma c'è stato anche un momento di, di intenso stress da parte mia, esatto. per esempio, cioè ci sono state tante cose insieme. La prossima la faremo più concentrata, quindi faremo una giù alla settimana per un lasso di tempo minore, ovviamente, in modo da, anche se salta una, poi dopo si recupera la volta dopo, ma non rischiamo di andare a rotolare più a lungo, diciamo. Non vi diciamo e... di cosa, ovviamente. No, 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 no. Eh, non però diciamo un... non sarà Fabula Ultima, no? È un forte stacco dire. da Fabula Ultima. Questo si può dire eh, che è il, è il bello alla fine. Di, di... Eh, io mi ricollego a questo per il semplice fatto che cosa uh, vorreste giocare? Vorrei giocare un sacco di cose. Quello che non vorrei giocare adesso è Fabula Ultima Beh, perché, perché... perché mi nascerebbe, cioè, non solo è giusto anche staccare, ma mi nascerebbe inevitabilmente il confronto con questa campagna perché sono per me. due attaccate. E proprio io mentalmente la paragonerei a queste, Beh. francamente la vedo dura reggere il confronto, per quanto mi sono divertito e tutto. Io credo, uh, come Chris, nella stessa cosa, che per me è la teoria dello sciacquarsi la bocca, no? esatto. cioè, quando tu hai finito una eh, cosa, hai, hai un sapore. Modo. È inutile che tipo ora mangi un altro pezzo di cioccolato dopo che ho mangiato la cioccolata, avrà un sapore strano. Anche se è un tipo di cioccolato diverso. Proviamo un'altra cosa. Cioè, cerchiamoci da bocca, proviamo un'altra cosa e poi torniamo a mangiare la cioccolata in caso. Io, Infatti oh. noi non facciamo quasi mai due campagne uguali. Ma, roba. Mh, mm. guarda, no, anche perché fai effettivamente il confronto eh, di solito quello che viene dopo è sempre il perdente. Sì, confronto. perché è quello su cui ti eri fatto delle aspettative, a differenza del, del primo. Che in realtà non è che ne, magari era necessariamente meglio, ma non avevi aspettative e quindi... Non esatto, posso giocare eh... con le aspettative di questa campagna. Quindi... Io ammetto che ho un problema con Fabula Ultima. Cioè, mh, il mio problema con Fabula Ultima è che veramente il gioco che io ho fatto perché porca miseria era quello che volevo giocare. Quindi raramente non ho voglia. Ehm, C'è però una differenza tra aver voglia e poi l'atto pratico di mettersi lì e farla la campagna. Perché sono due cose. Certo, differenti. Credo che potrei giocarlo soltanto se ci fosse uno stacco fortissimo del tipo è una campagna tecnofantasy con i mecha e le astronavi e i poteri zero dove fai esplodere i pianeti a cazzotti tipo Studio Trigger. Cioè, sì, completamente è, è diverso. Esatto, deve essere veramente che abbiamo, abbiamo completamente... E non con voi. Assolutamente dovrei farlo con delle persone completamente diverse. No, che schifo, infatti. No? <ride> eh, con voi voglio giocare dell'altra roba. Perché... Ma ci eh... Io credo che parti che funzionano, cioè, devono continuare a giocare, secondo me, sì, eh, sì. però possiamo dire, possiamo dire cosa faremo quest'estate, che non è um, sarà una cosa poi... che faremo nel corso. Giocate con Chris tutti i giorni. No, ormai il, la cosa è questa, <ride> allora, sì. Comunque continueremo le one shot of the week fino al termine di giugno quindi ogni mercoledì eh, faremo un gioco diverso, sempre con Chris, perché Chris ci sarà sempre. Sì, eh, questo è il mese di Chris. E questo è il mese di Chris. Ho invaso il canale. Eh... E poi perché torno a settembre, Chris, tra l'altro, perché... Chris sta preparando la sua ascesa nel canale, eh, a settembre troverete che Morgan Gave diventa la pagina eh, di Eh, ma già è moderatrice, quindi. <ride> Morgan Chris si chiamerà. Morgan Chris. Io sto cercando, tra tutte le immagini che mi ha dato Chiara, l'immagine, però... Comunque, dato che a fine giugno finiremo la prima stagione delle one shot of the week, quindi luglio e agosto non, non ci saranno one shot e poi le riprendiamo a settembre così come la campagna ecco. lunga del mistero. Eh, io e Giuseppe abbiamo deciso di fare una cosa molto carina. Eh, che sarà ora, ve la facciamo vedere: un, un progetto a cui tenevamo tanto, che faremo solo io e lui. Il progetto è un getto professionale. Eh, no, è a favore dei getti. È vero. È un progetto. Allora, aspetta un secondo. Lo Oficialo. risalvo. Salva. Dead... No. Ecco qua così. Perché non me lo salva qui? Perché Devi aggiornare? Tra l'altro, io prima ho cercato disperatamente in chat di condividere i link all'artbook di Morio e alla roba di Ekashix, ma non mi prendeva i commenti che includevano Amazon eh, o Itch, cioè non so se legge ah. la presenza di link. Ok, perfetto. I... Allora, non so l'artwork così, ma l'artwork uh, di Morio spec che hanno, <ride> hanno trovato esatto. allora eh, cosa faremo questo The Dare Project praticamente eh, sì. si tratta di un gioco di ruolo in podcast eh, ogni ah, in questo mondo post apocalittico in cui noi avremo mh, una radio ciascuno un canale radio per comunicare succederanno delle cose un po' horror e eh, abbiamo pensato che ogni giovedì eh, ci sarà una nuova entry di un podcast fatto da me e da Giuseppe a turno, in cui esploreremo insieme questo mondo. Vabbè, non, è detto, detto. non è detto che riusciremo a farci tutta l'estate, perché poi perdere questo gioco e poi restare secco prima praticamente. È un gioco che ho scelto su Kickstarter di recente. Sì, quindi ogni giovedì troverete una, un entry diversa, seguiteci in questo viaggio. Ogni entry considerate che sarà al massimo una decina di minuti. Sì, è tra due eh, minuti e 15. Esatto, invece. quindi proprio pensiamo di caricarli sia in versione cioè senza video. Solo in versione, in versione audio, sia in podcast che su YouTube. L'idea secondo me è: se riesce, è figa. Vediamo eh, è come esalta. Ma, ma segui, Generalmente non mi piacciono cose horror, ma questo progetto probabilmente lo seguirò. Allora, è, di arcade, diciamo che considera che la base è post apocalittica, slash un po' horror. Però praticamente eh, queste persone che gestiscono la radio devono dare notizie utili alla gente. E il loro scopo è dare di a alla gente: solo che siccome c'è una sorta di governo che gestisce eh, questa radio, che permette che funzioni, il governo non è un tuo amico. Eh, il governo ti chiederà di dire delle cose alle persone: che magari sono anche false, che magari le mettono anche nei guai. E quindi devi, giocando, cercare di un po' accontentare il governo che, se no, ti spegne, un po' dire le cose che vuoi dire alle persone, e così via. C'è cioè una cosa molto interessante, secondo me, come, come idea. Vediamo come viene, ma sono un sacco curioso sotto questo punto di vista. E poi a settembre torneremo a giocare e torneremo con un'altra un stagione di One Shot of the Week, che ne abbiamo giocati 40 giochi. Tipo sì, eh, da quello che ho capito ci sono già tante, ah, sì. tante possibilità. Anch'io ho tanta roba che voglio giocare. E eh, allora ti tocca. <ride> ti tocca masterare e <ride> giocare anche su Giro. Beh, di, di questo mese una, una la faccio con voi è cioè, esatto. un gioco siamo che Chris... mi interessa parecchio tra l'altro anche mm. a me diciamo Pensa, che beh, è... vi, po vi posso dire è una di quelle giocate in cui c'è anche Chris questo <ride> non è un vero e proprio spoiler è una cosa che sappiamo tutti <ride> vabbè ok però non sminuirla questa metti cosa metti che uno è entrato, è entrato adesso sul canale eh? esatto. ma quando noi recuperiamo la giocata c'è cioè Chris sì, certo okay, che Chris. Tanto, mi stavo preoccupando <ride> perché mercoledì sapevo che c'era. Perché però. in realtà noi prossima settimana saremo in diretta due giorni: uno lunedì eh, per eh, una giocata speciale di Lady Beast, in cui ci sarà Chris, anche se non mastera. Perché dovevamo speciale. recuperare. In realtà è masterless, quindi tecnicamente mastero. Esatto, quindi mastera anche Chris, oltre tutte le altre persone. Comunque facil facilita Camilla di Campfire RPG. E mercoledì abbiamo un altro gioco che ancora non vi dico perché no. Comunque ah, è quello che giochiamo con te? E l'ho finito io. Perfetto. E c'è Chris. Incredibile, impressionante. <ride> e vi dirò di più anche il mercoledì dopo: ci sarà Chris a giocare con Chris il mercoledì dopo? Il finale. Il mercoledì da... prossimo, in realtà, ci sarà Chris, ma sarà con noi. È vero, sarà, è vero, saremo quattro. È, è vero, saremo solo noi tre. Perché ti stallerai in casa nostra. Sì, la cosa che fa ridere è che, quanto ricordo, ci sarò anche io, tipo. Sì. Perché sì. arriviamo no, ti lo ti stesso giorno. No, di casa, non ti vogliamo. No, no, esatto. Però, però io tipo passerò dietro farò le facciacce. Così. Esatto, <ride> esatto. Comunque no, non stiamo ancora organizzando una comune in cui. Stiamo giverassi. andando ancora a convivere insieme. No, esatto, perché hanno dovuto scegliere tra me e Chris oppure un criceto, e hanno scelto un criceto in maniera molto saggia, devo dire. Sì. Ma Lo comunque, fermo. questo criceto è una gabbia in cui entrereste, entra io, entrerebbe Chris, entrabbe... Cioè, <ride> quindi più o meno come grandezza, no, no, no. arriveremo al punto in cui avrà, il, il criceto avrà lato 70-80% della casa. Perché possiamo aprirgli la gabbietta e mettere un tubo? Non è una gabbietta, porta un altro... esatto. È un habitat <risosive> e possiamo sì collegare con i tubi la gabbia a un'altra mm -hmm. gabbia in modo che lui abbia sì, due gabbie. Poi ha due, ca, due casette, no? Ma lui, perché noi crediamo sia lui, anche se noi siamo convinti ancora, no? Ma perché non riesco a rivoltarlo <ride> per, per vedere cos'è, eh, sceglie di dormire sotto la ciotola del cibo. Si nasconde, scava, si è sotto c'è del cibo e quando tu non sai dov'è, alzi la ciotola e lava di tutto. mai che dorme quando arriva del cibo? Nel <ride> esatto. E comunque, detto questo, mi sa che noi a impegni... Ah, io c'è una cosa che dico... Ah, eh, io volevo dire, sì, io domani, è anche sì, uscito ok. da poco la, 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 la notizia, il post, ecco, sì, io domani sarò su mh, giù lo schermo eh, per eh, i Carset Lounge eh, nel salotto di Giulia, la mia amica Giulia, Giulia Cursi. Eh, insieme a Francesco Pettigiani per parlare di eh, Fashion Week, giochi di ruolo, cioè la moda nei giochi, eh, come, come la ci moda si nei giochi. Anche, infatti okay. avremo le camicie sose, sì, eh, e come, la... come la moda influenza il gioco di ruolo. Tipo OSR, tutti, solo Tipo quello. OSR, tipo il periodo powered by the apocalypse. Che eh, Non è ancora, finito. Che non è ancora ah, finito. Pensavo parlaste proprio di moda, quindi tipo tutti col chiodo perché si gioca a Vampire. Vabbè ah sì, c'era un Ci periodo se... in cui la moda nerd era così. Secondo quella, me parleremo eh. pure del periodo vampire, e dark e così via. Quindi raga, se voi volete segnare qualche vostro eh, evento, cosa che state facendo, oh, ditelo e poi andiamo ai ringraziamenti. Devo dire che i miei impegni li abbiamo già esplicitati abbastanza. Perché sono con noi. <ride> Stavo pensando, uh, non credo di, di avere. Cioè, ho i miei impegni lavorativi, ma in realtà, questo è un periodo dove, dopo questa giocata, per me si va in un periodo di tranquillità dove giocherò più che altro in presenza qua in associazione da me. Uh, se siete persone della provincia di Cuneo che per qualche motivo ascoltano questo. Uh, questo episodio, e, e non conoscete l'associazione ludica Dimensione arcana di Moretta, uh, fateci un salto perché è uh, un gran bel posto. È aperto il lunedì sera e il venerdì sera oltre alle aperture extra, e, e dove vado, diciamo, a decomprimere uh, a fine settimana. Eh, giocare qualche gioco di ruolo in presenza quindi con, con forte componente di patatine e bibite no? quel, 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 vecchio, eh, quel, quel vecchio stile di, di gioco pre-covid che, che stiamo cercando di ricostruire un pochettino eh, oppure dove vado a giocare giochi da tavolo provicchiare roba e, e cose così adesso hanno anche la sala dei, delle console dove ci sono i picchiaduro, roba da retro gaming stanno facendo... Quindi Bello. se vai puoi fare tutto, dal gioco di ruolo al gioco da tavolo, al ping pong, al biliardo, al giocare ai videogiochi. Cioè, è. Ehm, molto figo, sì, sì, si danno un sacco da fare. E, e per il resto, poi in realtà, vabbè, c'è il Gencon Con a, ad agosto, dove a quanto pare eh, dovrò andare, ma è stato negli Stati Uniti. Aiuto. Eh, il two play, esatto, To Play, esatto. Al To Play a Chiara dovremmo andare? eh? Quindi sì, propriamente... dovrebbe essere 9-10 settembre, mi sembra da quello ho capito. Sì, non so se però hanno già annunciato le date. Non lo so, ma mi pare che sia sempre quel periodo. Sì, so che è inizio settembre, però eh, mi sembra che sì. l'anno scorso era 3-4. Mi sembra è un po' dopo. dopo. E eh beh, guarda che 107, se, se vieni al, al to play, vabbè, becchi sicuramente Chiara e, e Gabe io non so forse farò come l'anno scorso che sono andato diciamo no, piace, in borghese sì. cioè... eh, però anche noi non è che andiamo con no no andiamo io non a... sono Nid ci andava anche perché Nid è sponsor credo sia lo sponsor principale del 2play e... ma io non... Cioè, non sapevo che avrei avuto la giornata libera poi combinazione un mio amico andava ho detto vabbè, dai. E infatti sono capitato davanti allo stand di, di Nid e Nicola voleva tirarmi il collo perché mi diceva: ah, Se mi dicevi che c'erano, facevamo. No, io non ho detto apposta perché non avevo voglia di fare cose. Io sono qui a fare il turista. E, e tra l'altro, al to play l'anno scorso c'erano anche. Vabbè, c'era Francisco eh, che, che è venuto da, dalla Liguria perché era lì. Eh, a far tap, e, um, e poi dopo c'era anche Alessia, già in eh, che aveva fatto anche delle interviste. Quindi, cioè, tu play è, è bello, attivo, molto vivace. Ragazzi, sì, siamo figo. contenti. Speriamo di riuscire a farcela. Ma al 99,9% ci siamo. bello e Penso di andare anch'io, francamente. Forse eh, potrei esserci e io, ma dipende: cioè, settembre... allora andiamo a Fabula ultima ok, perfetto. Si gioca a Fabula no. ultima no, reunion, <ride> no, no. Reunion è un'altra cosa, <ride> tanto sì, tanto... Final Fantasy, <ride> mm. my reunion, perfetto. Ehm... Trix dimmi. Che c'è? Tu eh, hai qualche è un epilogo, <ride> <No>. <ride> è, è il no, mio no. epilogo. <ride> No, fortunatamente, se, almeno se Vespa non ferisce, non c'è l'epilogo di Trix. Guarda, si è posizionata lì sul soffitto. Da, da, da Aspettando, era, ve era non venuta non a vedere la sessione. Io, io adesso uscirò da questa stanza, lascerò la finestra e E fuoco spero sì, che domani non ci sia il PNG di Mangrovia. Sì, sì, sì. Che io è quello posso... che mi è successo una volta che è arrivato, tipo un pipistrello. Ah, sì, no. Ma il pipistrello mangia gli insetti. Sì, ma è, è successo così. Io mi sveglio mm -hmm. di notte con una pessima sensazione e sento dei rumori venire da questa stanza. Quindi arrivo e ci sono i gatti che stanno giocando con un pipistrello a terra. O vivo o morto? Era vivo per ora? Cioè mm. se... Quindi. Io ho preso i gatti, li ho chiusi fuori dalla stanza, ho lasciato la finestra aperta. Il giorno dopo il pipistrello non c'era più. Il suo fantasma vive? <ride> no. Nei cuori? No, non è Mentosette morto. Il sempre ha fatto la domanda giusta, comunque. Ora quante zampe ha? <ride> non, non lo so, anche perché è, è, erano tipo le quattro di notte, Io... Non è il pipistrello la vespa no, non il pipistrello adesso l'insetto ah, misterioso. È sempre 6, ma il fatto che c'ha, no, non è una vespa. Ho visto che c'ha due, due antenne molto lunghe. Ma non è che una falena? Non è che una blatta? No, non è una falena. Potrebbe vola, essere una dunque. blatta? Si sì, vola, vola. È una, è una blatta. La blatta con le ali è il peggior mm -hmm. nemico dell'uomo. Sì, assolutamente. Mi cioè, da dire che le blatte volo. con le ali le riconosce perché il suono che fanno quando volano è sì. parecchio forte. No, no, non, non, non faceva rumore. Quella cosa rimarrebbe lì in tonza nel soffitto di TriX. <ride> Io posso garantire una cosa a TriX. Se lasci la finestra aperta e spegni la luce e vai via, domani lei non sarà sul soffitto. Non posso garantirti che sarà fuori dalla tua camera. Potrebbe essere sotto le coperte. <ride> esatto. Quindi valuta te se vuoi rischiare il suo riposizionamento. Esci dalla stanza, chiudi la porta e dimenticatene. Dimenticati, Dimenticati cosa... la stanza Dimenticati proprio. La stanza. Dirò una cosa che Trix può capire, ma la dirò in un modo che non spoilerà a Chiara, perché non ha ancora giocato Outer Wild. Accendi e riaccendi la luce, le cose possono cambiare. 3X. Sì, hai ragione. ragione. L'unica cosa che. Quindi quello che hai vinto è che l'impegno prossimo, che Tria, che sei riuscito a lasciare questa stanza. Sì. No, allora. Um... aspetta ma c'è una specie di, di, di cioè hai la lampadina esposta o hai tipo le robe da lampada che la lampadina molo, è esposta ma non è sulla lampadina è semplicemente no lì che è perché l'altra opzione è se avevi qualcosa che circondava la lampadina lasciarla accesa perché a un certo punto quella lì volerà verso la lampadina rimarrà chiusa dentro e morirà ma è, 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 però se è è la lampadina è? se la lampadina è Esposta, come ce l'ho io, no, non succede perché non rimangono intrappolate È un orologio da 12 sezioni, <ride> <ride> eh, può essere anche quello che dice 107. Comunque, sì. <ride> lei uh. non c'è, ma il resto sì vabbè. Ah se arrivano sì. il resto, a quel punto gli fai un contratto d'affitto. però si, sì, no, esatto, e pagano. E... Vedi è... che appena presenti il contratto, sgombrano esattamente. Seconda... <ride> Do, do, dopo, vi, dopo vi mando la, la foto. Comunque va bene, no? Ma dai, ma, ma sia, comunque, al massimo. Ehm, allora uh, io ho un tot di giochi che vorrei giocare. Intanto uh, Wonder Home Che ho fatto soltanto oh, demo di una giocata, <ride> e vorrei tipo fare una giocata un pochino più ad ampio respiro. Che poi ad ampio respiro vuol dire magari tipo 5-6 giocate, eh, non... eh? Sì, perché No, non sì. tipo 40. Eh, poi eh, mi, mi sto intrigando molto con Girl by Moonlight mm. e eh, faccio partire una campagna a luglio, ma um, sarà non sarà live. Eh... Quindi stateci, tipo le persone, stateci, non ve la potrete vedere. Sì, anche perché è, è, un, è una. Cioè, è un gioco che devo imparare, no? Imparare cioè, sì, sì. un gioco in live è un po'. Cioè, no, è, è noioso no. per chi lo guarda. Ma no, più che altro ti, ti espone a una pressione di cui sì. fai a meno. Okay. Sì, o te ne eh, freghi, sì. Appunto, sì. Oppure... Eh, ma non, non puoi sì. perché se ti interessa, cioè, nel senso, mh, se, se hai questo interesse, che è comunque nella linea di Forged in the Dark, quindi sono dei giochi dove ti. È bello studiarseli, secondo me. Poi, Girl mm -hmm. by Moonlight, tra l'altro, è un Forged in the Dark che ha anche un livello di, di complessità e, e nuance abbastanza elevato nel tipo di schede che eh ti sì. dà e tutto. Quindi cioè, sarebbe, come, sarebbe come giocare fregandotene Band of Blades. No no, sì, no, no, sì. No, infatti. Ah, poi Band of Blades, vorrei provare. Place, oh, se, voi, se volete in futuro, poi la facciamo una campagna. Sarebbe fare. tempo che compriamo quella che abbiamo fatto. Eh, è molto eh, a proposito di sciacquarsi la bocca, quello lì devi sciacquarti anche la Eh Perché noi l'abbiamo giocata poi ad aprile, va, quindi è abbastanza di decente. Però, tempo sì. che facciamo questa qui, che poi sarà a settembre, si farà. Sì, sì, nuovo. si farà l'anno prossimo. Aiuto. Poi... In realtà io volevo. Port... Non so se effettivamente fare live, però a... a voi proporvi anche Girl by Mullet, avrei voluto farlo. Bello. Dopo, sì, sì. Capo... Sì. dopo aver avuto possibilità di studiare il manuale, ovviamente. Ma non è sì, sì. finito. Beh, tanto col tempo secondo me si può fare mm. tutto. Poi eh, io, io ho ancora qui sul groppone che voglio fare, vorrei fare una campagnetta con Springs Island. Oh, sp ah sì. Eh, o o spring, o comunque un, un altro di, di questi moduli. O un pochino più di ampio respiro. Eh, io volevo giocarne uno che si chiama. Uh, aspetta, che te lo dico perché è molto figo. Si chiama The, The Oceans Are Endless ed è, quel, è un sacco per quello bello. di Mothership. Sì, però come dicevamo in chat eh, mi chiedo, ok, ma questa trama è fichissima, i personaggi di Mothership riusciranno mai a scoprirla o se dovranno andare in giro sparando a due cose cercando di lasciare il mondo prima possibile per non morire? Sì, sì, è come il discorso che nel film di Alien è molto bello tutto il design degli ambienti, ma Ripley vuole andarsene da lì. Nel senso. Esatto. <ride> sì, che... Sì, esatto. Che, tra Scusa, quindi, dicevo... tu in mothership non giochi mai. <ride> <ride> perché ci siamo laggati di sopra dicevo che uno, uno dei problemi di alcuni moduli di mothership eh, che ho trovato è che davvero cioè, se sei una persona sensata tipo dopo 5 minuti tu sali sulla tua astronave e te ne vai quindi o non sei una persona sensata oppure c'è qualcosa che ti impedisce di farlo. Infatti, c'era un modulo che non mi ricordo più come si chiama. In cui la cosa era: eh, cioè, il modo con cui lo avevo fermato era siete degli stagisti spaziali e l'astronave ar arriva a prendervi tipo quando avete finito le cose che dovete fare qui e la, eh, la Soma se ne frega del fatto che è la grande vivendo. regola è la grande regola di eh, siete su un'isola e eh, verrà a prendervi una barca tra 24 ore esatto potete provare a nuotare però cioè... esatto auguri comunque eh, Dunque, beh, niente, poi c'è un altro gioco che ho molta voglia di giocare ma è lo stesso gioco che faremo nella one shot of the week quindi eh, non lo dico quello te no, <ride> lo esatto. no perché di quello vorrei fare una campagna però Io almeno lo assaggiamo prima. Voglio mandare un abbraccio a Andre che in chat scriveva del, del, de, dell'organizzazione delle sessioni. Purtroppo uno si trova a ripetere sempre le stesse cose, cioè di provare l'online, di provare gruppi piccoli, di provare sessioni brevi, però sì, a volte ti capita il gruppo che abbandona. Una magra consolazione che ti posso dare è che forse è meglio che abbiano abbandonato prima dell'inizio. Perché come minimo non hai iniziato, non ci hai preso entusiasmo, non ti ci, ci sei dedicato e poi ti hanno lasciato. Anche perché c'è un certo lavoro dietro Band of Blades, comunque ti rilegge tutto quel manualone. Devi ma, introdurre cioè, la situazione il manuale ti aiuta. Oh, però c'è lavoro... GM eh, in Band of Blades per studiarti il tuo ruolo capirlo, ci vuole del tempo. il ruolo c'è una sessione zero, prima con la missione iniziale. Cioè corposa esatto. sì. e... E comunque capisco la sensazione sì. un mio difetto da master è che molto spesso per esempio mollo le sessioni cioè tipo è il nostro gruppo casalingo ehm, facciamo una giocata, una giocata su tre finisce, cioè una campagna su tre finisce le altre per un motivo o per l'altro o mi rompo le balle io se non puoi cambiamo di continuo però giochiamo cioè, alla infatti esatto è quello, cioè, ci sta anche di riconoscere raga sinceramente basta Uh, secondo me è super sano nel momento in cui ti rendi conto, però, invece, quello che non è bello è quando, appunto, una persona viene, viene lasciata lì appesa. Ti auguro, no, di, ti auguro di trovare delle, delle persone che invece uh, abbiano genuino entusiasmo per provare il gioco. Mi viene da dire prova con dei titoli che abbiano un investimento minore di Band of Blades, magari per reclutare delle persone che poi dopo scopri vi interessa esplorare insieme dei giochi. Cioè io con queste persone con cui sto giocando ora non ho iniziato giocando 6, 7, 8, 10 sessioni di roba, ma giocando o tipo con Trix abbiamo giocato della roba senza impegno che anche se poteva durare a lungo in realtà non c'erano obblighi di, di permanenza. Quindi abbiamo semplicemente scoperto che chiacchierando tra l'altro intorno al gioco, non del gioco stesso, perché giocavamo della roba OSR e, e quindi era più la conversazione intorno che ci ha fatto capire che ci interessava esplorare aspetti dei giochi. Te la ricordi la prima partita nostra, Ema. Cos'era Lamentation of the Flame Prince. È vero, è vero, che abbiamo giocato online esatto. E... e 2019 sono sempre lì. E... E quindi c'è cioè, anche lì, no? eh, alla fine è più una cosa di conversando e altro. Scopri che magari ci sono queste e va bene il pochi, ma buoni, eh? cioè veramente se sono anche solo due o tre persone, ci sono ottimi giochi con cui giocare quando si è in tre o quattro. E ed... Ed... Ed è una cosa che proprio non puoi rimpiazzare, questa dell'entusiasmo di voler provare il gioco assieme. Con Chris, la prima giocata invece è stata una demo di Fabula, tipo a Milano. Se non sbaglio, con Chris eh, no? è stata una... per noi. È stata la nostra prima giocata assieme La demo di Fabula Sì ma a Modena Play Che ero lì A Modena è vero Ero lì per provare i cazzo di poteri zero Abbiamo fatto due uh, uh, perché volevo vedere come funzionavano dal vivo. Abbiamo fatto due demo assieme e non siamo riusciti a farlo mezzo di potere zero. In quelle demo io oggi non li ho ancora mai provati. No, li ho provati, no, li ho provati, ho fatto una sessione in cui sono riuscito a triggerare un potere zero. Una. Ma vabbè, la gente dice <ride> che sono auto win eh, devi arrivarci. Eh, però al di là di, di questo OT, sì, ehm, Band of Blades come prima cosa con cui provare con delle persone nuove, secondo me, è porsi anche una grossa sfida a livello personale portare giochi brevi anche in associazione online allora sì c'è ok ci sta io, io ti ammetto una cosa ehm, prova nelle associazioni ma magari con i giocatori da tavolo quelli che magari hanno questa passione di, di solito se ci sono que quelle persone che hanno un apprezzamento per i giochi che hanno una forte componente narrativa che può essere o eh, l'american che ha tanto flavor intorno e poi è, è un gioco più cacciarone, oppure ci sono giochi che eh, hanno un forte elemento narrativo, mi viene in mente Time Stories, ad esempio, no? dove metti assieme pezzi di una situazione o cosa. Quelle persone lì gli può intrigare, eh, provare, il, provare un gioco di ruolo e soprattutto mh, spesso gli intriga provare il gioco anche nelle sue meccaniche, perché sono abituati al gioco da tavolo dove che sono devi... tutti diversi sì, esatto, e ti devi imparare come funziona il gioco da tavolo perché se no cioè non è che c'è una persona che te lo facilita di solito cioè, sì c'è quello che si è detto il manuale meglio degli altri però comunque bene o male tutti poi interagiscono con, con le sue meccaniche e... mentre invece sì andare a portare un gioco nuovo all'interno di un'associazione che fa gioco di ruolo spesso è spesso è una sfida spesso eh perché dipende chi trovi perché le persone hanno molte idee diverse di gioco di ruolo e qua è egemonia culturale di un gioco di ruolo sugli altri ma su questo diciamo di... è un po' come e andare è... a proporre i vari board game al club del risico Ecco di solito hanno voglia di giocare al risico eh sì ci sta eh, ma almeno si chiama club del risico non si chiama associazione <ride> di gioco <ride> di ruolo eh? quindi se io vado al club degli scacchi non li porto la dama <ride> scusa, eh. ora questa immagine di... è presente Gangs of New York all'inizio, però sono il club di scacchi e il club di dama. Oh. Esatto, <ride> hey, quello è il ragazzo della dama, <ride> sta cercando rogne Quel disco eh, bianco questo. appeso al collo. Sì. Tra parentesi, io un, un io reddit par che seguo di recente si chiama Anarchy Chess. Che è praticamente shitposting a tema scacchi ed è bellissimo, notevole. Ciao, bello. Su questo, io andrei in chiusura. L'ultima cosa che vorrei fare è ringraziare intanto Jun, che ci ha fatto ben due immagini per questa campagna: sia la prima, che è quella che avete visto nelle clip iniziali e che ci ha accompagnato in tutte le copertine. Sia la seconda che è questa qua che eh, vedete e che poi vedrete come copertina della nostra ultima giocata. E potete anche vedere sul nostro profilo Instagram se volete guardarla bene, anche in quello di June eh, che l'ha pubblicata stato. pure lei. Eh, Sta facendo anche degli studi su come l'ha fatta in questo momento, ho letto. E poi volevo ringraziare tantissimo. Uh, voi con cui ho giocato quindi Chiara, Trix, Chris ed Emma perché um, mi sono divertito un sacco, è stata una bellissima avventura secondo me e um, è tutti voi che ci avete seguito sì? ricordiamo che tutta la, tutta la campagna eh, verrà caricata, potete comunque sentirla, guardarla su Youtube dove ha una playlist dedicata eh, Questo quest epilogo verrà caricato sabato a mezzogiorno. In più, da domani ci metteremo a lavorare per farvi avere come avete chiesto eh, perché qualcuno l'ha fatto, quindi noi lo facciamo tutta la campagna in podcast. penso Spotify. che sto weekend, mi scarico tutti i file e li metto tutti fuori. Così, se uno eh. vuole, se li può ascoltare anche così. E sono tante oh, ore: eh. Sono... Eh, sono... Sì, eh, c'è chi fai... si ascolta in macchina. Magari mettete anche la creazione del mondo, tutto, 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 tutto. tutto. e eh, allora forse ci aggiriamo addirittura sulla quarantina. Figo, eh? Sì, sì, eh, c'è un um, bel backlog, no? Eh, quando vuoi, se vuoi, 107 redesseni lì, eh, mm. Andrea. Grazie a te. Magari se non trovi gruppo e se c'è voglia, eh, l'anno prossimo ti viene a fare la one shot of the week con noi, così esatto. a qualche gioco lo puoi giocare. E Detto eh... questo, raga, se voi siete d'accordo, io andrei in chiusura. Sì, faccio Grazie. ancora un ringraziamento alla chat che è stata attiva e ci ha fatto delle domande. E siete stati super carini, quindi Molte un bacione grande. Tra esatto, belle domande, tra l'altro. Quindi a prestissimo e ci vediamo presto.